Buongiorno a tutti, ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. E come vedrete, ho scelto una postazione da mille e una notte. Parlo dei film di Natale e dietro di me ho questo alberone gigantesco. Sono a casa della mia ragazza e ho voluto usufruire di questa bella location per buttar giù una classifica dai peggiori cinepanettoni ai migliori. Ovviamente è personale, è opinabile, ma prima di iniziare, una doverosa premessa. Voi saprete che io ho portato avanti negli anni scorsi un format dal titolo non solo Cine Panettoni. È durato tantissimo, è andato tra l'altro molto bene, vi ringrazio. Vista la mia passione per questo tipo di film da tanti criticati, anche un po' per moda, era prima o poi dopo iniziare a parlarne sul canale. Però, se ricordate bene... Lì andavo anche ad affrontare dei film che non erano dei veri e propri cinepanettoni, ma magari dei lungometraggi anche estivi: tipo Unestate al Mare, Un'Estate ai Caraibi, che avevano delle dinamiche in comune. Stavolta no, ci soffermiamo esclusivamente su quei film di Natale che hanno trovato un grande riscontro da parte del pubblico. Poi sì. Dovreste già immaginare che titoli come Paparazzi, Tifosi, SPQR ci siano a spasso nel tempo, perché magari non hanno Natale di qui, Natale di là nel titolo, ma comunque erano i film di punta nel periodo natalizio. Per Cinepanettone non si intende solo quel film che nel titolo abbia Natale, ma anche altre pellicole che in quel periodo facevano il boom. Andremo a parlare quindi degli anni d'oro di questo fenomeno, ma anche degli anni più deludenti. Perché lo sappiamo, siamo partiti con il boom, ma poi effettivamente, cercando scusate, di raschiare in fondo al barile, siamo andati incontro anche a dei risultati piuttosto pessimi. Quindi i titoli che ho scelto sono in totale 45. Direi di partire con il 45esimo posto e vi esorto però a commentare qua sotto nella sezione commenti, così potremo confrontarci. Ricordiamoci sempre, viva i cinema cine panettoni! Perché, indipendentemente che alcuni siano proprio brutti e da estimatore, lo dico, mi hanno accompagnato sin da quando ero bambino. E se amo il cinema come lo amo adesso, è anche grazie a questi film: perché è importantissimo vedere il film d'autore. Quello che cambia la storia del cinema, ma è importantissimo anche vedere quel film che cambia solamente la giornata del pubblico. Si va in sala, si sta in casa, si guarda un film e dopo sorridi, ridi di più alla vita e non c'è cosa, secondo me, più bella. Quindi allontanatevi voi moralisti con la puzza sotto il naso. La puzza è meglio averla, non lo so, in altri posti, visto che si parla di cinema. Quindi iniziamo, 45 posto, allora andiamo incontro al film del 2016 diretto da Federico Marsicano e con un Massimo Boldi proprio spento protagonista. Sulle ultime due postazioni ero molto, molto, molto eh, combattuto, solo che più ripenso ad Un Natale al Sud e più credo che si sia con quel film toccato l'apice del cattivo gusto, ma proprio mal gestito. Io adoro anche quel tipo di comicità, Spinta eh, politicamente scorretta, oggi lo sappiamo. Viviamo nell'epoca in cui se si dice pio i pulcini se la prendono, quindi è anche difficile oggi parlare di cine panettoni nel 2022. Perché passare come una persona che non sei è un attimo, però mi piace anche essere un po' sopra le righe e parlare. Di cose che solitamente vengono sempre tacciate in modi che non sto nemmeno a descrivere perché mi sembra assurdo, perché non c'è mai intenzione cattiva in questi film, anche quando essi sono brutti. Comunque, Un Natale al Sud è un cinepanettone di quelli in anticipo, perché dopo la separazione fra Bolti e De Sica. Ricorderete che i film con Boldi uscivano sempre circa un mesetto prima verso i primi di novembre, metà novembre. Una tale al sud è stata la pellicola del 2016 diretta da Tal Federico Marsicano ed è purtroppo quasi un film incredibile nel senso che non ci si crede a quel che si vede, nel cast Biagio Izzo, Enzo Salvi i al momento famosi awed come youtuber riccardo dose c'era giulia penna insomma ci sono delle scene tra l'altro realizzate con una cgi che tu dici ma realmente cioè se pensiamo anche al neri parenti dannata non solo cinepanetonescamente parlando ma se pensiamo alle comiche pozzetto villaggio lo slapstick quanto curava questi aspetti qua c'è la scena di boldi che va incontro alla vetrata e la distrugge, che basterebbe vedere quella scena per dire ma cosa sto guardando. Per di più ci sono dei momenti anche a livello di equivoco comico che non stanno né in cielo né in terra, ricordate, ora poi io accenno queste cose perché trovereste le mie recensioni, se voleste sapere la mia per questo film e per qualsiasi altro film bastere basterebbe che scriveste su YouTube non solo Cinepanettoni un Natale al Sud, non solo Cinepanettoni e il titolo che volete voi. Comunque la scena, l'accenno brevemente, dei cellulari, talmente poco credibile perché va bene sospendere l'incredulità, però si mettono, si posizionano dei cellulari su questo piano scorrevole. Questo piano scorrevole viene girato. Secondo voi Boldi e Izzo si rendono conto che quelli non siano i loro cellulari? No, eh, cioè non è che c'è un codice PIN. Non se ne accorgono. Idem, la nuova generazione. Vediamo praticamente dei ragazzi della mia età che prendono in mano un cellulare e non si accorgono che non sia il proprio. E anzi, da quei cellulari iniziano a scrivere. Cioè. Dovrebbe essere la situazione portatrice di equivoci e di momenti comici, ma è talmente imbarazzante perché poi è quasi a prova di stupido. Cioè, tu vuoi far ridere lo spettatore, ma lo spettatore non è idiota. Va bene anche la comicità più assurda, eh, scorretta, però, quattro cellulari identici messi sullo stesso. Vabbè, ragazzi, avrete capito che Un Natale al Sud è diventato quasi la parodia di quei vecchi film riusciti, per quanto è brutto e orribile, con grande rispetto per le commedie che invece anni prima mi facevano tanto ridere. Ma se parliamo di parodia, dobbiamo invece soffermarsi sul Cine Panettone del 2020 che lì per lì io volevo mettere all'ultimo posto, poi dentro di me ho detto no, un Natale al Sud è peggio, ma in vacanza su Marte del 2020, l'ultimo cinepanettone uscito, tra l'altro con Boldi e De Sica, è un qualcosa che mi ha fatto male al cuore. Perché? Perché dopo Amici come prima... Che non era un vero e proprio cinepanettone... Anche se in questa lista l'ho inserito... Che mi era piaciuto... Era una commedia fatta con grande cuore... Con grande animo... Ripensare di vedere Boldi e De Sica... In una commedia più farsesca... In un film comico dove quella... Eh, anche volgarità cinepanettonesca... Quegli, eh, quei giochi degli equivoci... Quella scorrettezza tornasse... A me faceva ben sperare... Dicevo dai vediamo anche per dare un ultimo saluto al genere... Come se la saranno cavata... E sembra realmente di vedere... Un una parodia di quei vecchi film di un tempo. Se vi faccio un esempio stupido, De Sica faceva sempre ridere in passato, ma vattene a fanculo le offese di De Sica. Qua De Sica interpreta un personaggio che dall'inizio alla fine offende tutti, non fa più ridere, perché il troppo stroppia. Cioè se tu dall'inizio alla fine rimarchi, fai diventare macchietta un personaggio che già di per sé dovrebbe essere macchiettistico, si va incontro ad un'esagerazione che non porta da nessuna parte. Boldi purtroppo sembra finito lì in vacanza premio che non si rende conto nemmeno cosa stia facendo. Poi anche io che ho amato il genere dicevo sempre, caspita sono son stati a Miami, a New York, di qui, di là, da ultimo andranno su Marte, a battuta, caspita, se veramente li mandi su Marte vuol dire che le idee scarseggiano, ma quanto sarebbe stato bello come ultimo film della coppia anche solo un lungometraggio, questo l'ho sempre detto, in cui mostrare in un qualcosa di metacinematografico due vecchie celebrità del cinema comico. Un po' come nel film Staglio e Olio, non so se l'aveste visto, che vengono richiamate per girare l'ultimo cinepanettone. Quindi il film si sarebbe dovuto così svolgere, mostrare un po' della vita sul set dei due attori e della vita fuori dal set, mettere anche a contrasto quanto sul set dovessero abbracciare ancora quella comicità che non gli appartiene più, ad una tristezza, magari invece della vita quotidiana, si poteva parlare della malattia, degli acciacchi della vecchiaia, quindi fare anche un'analisi sul contrasto su ciò che sei davanti alla macchina da presa e ciò che sei dietro la macchina da presa. Io un fin con Boldi e De Sica che vada ad abbracciare il meta cinematografico, quindi il loro lavoro del passato, non essendo un vero e proprio cinepanettone, ma andando a richiamare i cinepanettoni per poi soffermarsi esclusivamente sulla loro vita, pagherei io per averlo, come hanno fatto con Staglio e Odio. Ed invece In Vacanza su Marte è proprio uno schiaffo in faccia a chi ha amato i cinepanettoni di un tempo. Perché il Paolo di una volta, e ci sono le prove su YouTube, l'avrebbe amato. Cioè su YouTube troveresti la recensione di Un Natale al Sud dove io. È bellissimo di qui di là. Purtroppo quando ero più ragazzo mi bastava vedere o Boldio De sì, che andavo in brodo di giuggiole e questi video li lascio perché mi piace far vedere com'ero e come sono. Fortunatamente si cresce e si cambia, ma siccome non ho ucciso nessuno è assurdo cercare di modificare ciò che si era o eliminare. Comunque quel Paolo così entusiasta mi ha portato ad essere quel Paolo di adesso, che proprio perché apprezza il genere riesce anche a dire no, lì ho detto una cazzata grossa come una casa. Fortunatamente in vacanza su Marte ero già più adulto ero Già più responsabile, ero già più analitico vedendolo. Ho detto: Caspita, ma cosa sto guardando? Ma basterebbe anche pensare a come si susseguono le dinamiche relative ai personaggi di contorno. Una volta, come personaggi di contorno, trovavamo che piacciano o no Izzo, Enzo Salvi, I Fichi d'India. E ricordiamo sempre il caro Bruno Arena che ci ha lasciati, purtroppo. Ora, cioè, ci metti dentro un Francesco Bruni. Che in primis, co cosa ti lascia? Ci metti dentro Herbert Ballerina, ci metti lì una fiammetta cicogna. Ora, io non voglio dire che magari non ehm, avrebbero dovuto girare questo film, però almeno fai sì che gli episodi relativi a questi nuovi personaggi della new generation siano tanto meno validi, un minimo. Sembra proprio di vedere un qualcosa di tirato via. Quindi In vacanza su Marte va al 44 posto. Mentre al 43 ⁇ posto, se non sbaglio, fatemi vedere, ok, era il 2015, quindi l'anno prima di un Natale al Sud, e anche stavolta. La commedia in anticipo con Massimo Boldi Matrimonio al sud è veramente uno schiaffo in faccia. Dietro la macchina da presa Paolo Costella, Costella nel panorama cinematografico italiano alterna dei grandi successi e dei film decisamente belli. È lo sceneggiatore di Perfetti sconosciuti di Genovese, è lo sceneggiatore di Supereroi, è lo sceneggiatore eh, anche degli anni più belli di Gabriele Muccino di A casa tutti bene. Poi però eh, ti fa il regista a Matrimonio al sud, eh, ti scrive delle commedie che proprio ti lasciano imperterrito in, in e di fronte ad esse dici: Boh, sono proprio interdetto. E per di più adesso, registicamente, posso dire che abbia fatto un passo avanti perché vicini di casa mi è piaciuto molto. Però, indipendentemente da questo, è inutile che mi ripeta: ho parlato fin troppo per queste due ultime posizioni. Matrimonio al Sud presenta tutti gli stessi difetti eh, dei film di cui per ora ho parlato. Ma vi dico solo la prima scena, così capireste a che tipo di film andreste incontro. Eh, il film si apre con, dopo pochi minuti, un Enzo Salvi che fa lo chef. No, non è che faccia lo chef, porta i piatti negli hotel. Insomma, è un caso cameriere di questo hotel eh, praticamente ha in mano una patata, la sta per mettere nella cloche, fa la sua battuta, la patata è sempre la patata, la mette nella cloche, chiude la cloche ripresa sulla cloche con tanto di riflesso del cameraman che eh, si vede palese succede anche nelle grandi produzioni anche in Mission Impossible 2 però cioè, veramente stacci un minimo attento cioè tu mi mostri come prima inquadratura il cameraman che si vede riflesso nel vetro della cloche e dico vabbè dove andremo a parare Guardereste poi il film per scoprirlo, ma penso non lo fareste. Quindi, che dire, forse l'avrete già visto. Quindi, eh, 43. posto: matrimonio al sud. Ma già al 42. posto, torna Paolo Costella. Torna Paolo Costella, stavolta con A Natale: mi sposo del 2010. Che ricordo ai tempi mi piaceva, mi divertiva. Caspita, Massimo Ceccherini in un cinepanettone con Boldi, lo sapete quanto adoro la comicità toscana. A Natale mi sposo potrebbe avere anche qua e là degli spunti divertenti. Però ormai dopo i Natali Boldi si era orientato sui vari matrimoni, matrimonio di qui, matrimonio di su, matrimonio di giù. A Natale mi sposo per me già eh, mi mh, infastidisce a livello fotografico. C'è questa fotografia da brutta fiction eh, di Rai in cui c'è questa fotografia bianca sparata dall'inizio alla fine che sembra di vedere il filmino del matrimonio del cugino di Boldi, cioè eh, boh poi queste storie che da un lato potrebbero anche far divertire ma che lasciano proprio il tempo che trovano, l'unica cosa che rivedo sempre volentieri di A Natale Mi Sposo è il Massimo Ceccherini ossessionato dalle vecchie, che vuole fare sesso con le vecchie, far ridere perché c'è Ceccherini che ha quel modo di fare irriverente e sempre scorretto, però anche A Natale Mi Sposo... Con Vincenzo Salem, Enzo Salvi, è il classico film copia carbone di quelli precedenti, perché c'è il luogo comune, tutti i cinepanettoni sono uguali, ma non è vero, perché è vero che come... La tradizione natalizia vuole il cinepanettone uscisse sempre nel periodo natalizio e un po' come la tombola, un po' come il panettone, un po' come il pandoro non se ne potesse fare a meno. Quindi ci sono delle dinamiche similari, degli ingredienti che non possono cambiare, la musica del momento, le bellone di turno, la comicità scorretta, le location esotiche che fossero invernali, estive, però poi le trami cambiavano. Perché, per quanto la comicità potesse essere quella, se voi guardate un Vacanze di Natale 91 e un A Spasso nel Tempo o un Natale a Miami o un Natale in India, potrebbero non piacervi, ma le storie sono completamente diverse. Quindi, con questi di boldi degli ultimi anni, no, era veramente il matrimonio oggi dove si fa, ah, ok, facciamolo da questa, questa volta, andiamo di qua, ecco, era tutta una cosa similare. Quindi, 42esimo posto, A Natale mi sposo. Ora... A me dispiace perché anche qua c'è nei riparenti e già sapendo quel che mi ha regalato averlo dovuto bocciare in vacanza su Marte. Mirattrista, ma anche ciò che fece nel 2014 con Ma tu di che segno sei? Eh ragazzi, cioè Ma tu di che segno sei, prevedeva un cast corale comprendente Gigi Proietti, ricordiamolo sempre il grande Gigi. E poi Massimo Boldi, Pio e Amedeo, due dei miei comici preferiti, eh, e poi abbiamo Ricky Memphis, Pintus. Solo che porta avanti questa serie di dinamiche che vanno ad incastrarsi l'una con l'altra ma che veramente ti fanno dire si poteva dare tanto di più solo l'episodio con Boldi che è inserito con lo sputo che è questo personaggio che è ipocondriaco al 100% che solo perché si fa un taglietto ad un dito finirà per subire tutt'altro poi in, ehm, al pronto soccorso cioè perché ovviamente si parte da una cosa ma verrai operato poi di emorroidi se non ricordo male solo che si vorrebbe ridere anche usando il tema eh, degli escrementi, no? Non si può ridere con queste cose. Io invece ci rido di gusto e lo ammetto, cioè quando una cosa è anche delle più esplicite, no? Eh, è Inserita però nel giusto contesto, eh, è inserita nel giusto modo, anche portando avanti una comicità volgare, becera, grezza, eh, greve. Però io ammetto, ammetto che ci dia di gusto. Qua si cerca invece di fare un film che, da un lato, voglia essere più per tutta la famiglia, vuole essere un film più. Delicato sotto certi aspetti per alcuni episodi, mentre in altri si vorrebbe sfociare in quel cattivo gusto che non si sa più fare perché non c'è più quel graffio, non c'è più quel mordente. Quindi, ma tu di che segno sei? Mi fa um, sorridere nell'episodio di Pio e Amedeo che per conquistarsi vicina di casa e portarsela a letto fingono di essere due grandi esperti dell'oroscopo mentre c'è uno del duo che scrive gli annunci eh, come si sono messi d'accordo in precedenza scrive gli annunci sapendo che Orion se non sbaglio si fa chiamare la, la bellona della porta accanto sia così no? attratta da Orion e quindi uno scrive l'altro eh, dice, hai visto? Scrivi che Orion dice che questa deve andare a letto con, e quindi viene a letto con me. Tutte queste dinamiche qua che, insomma, abbiamo visto ben di meglio nei cinema precedenti al quarantesimo posto. Si ritorna a Neri Parenti perché Neri Parenti non mi ha deluso per anni, ma poi invece negli ultimi periodi, gli ultimi film sono stati così, così veramente mh, poco. Anche solidi come un tempo a livello di comicità, di costruzione della stessa, Natale da Chef, che è un film, se non ricordo male, del 2017, eh, è anche su carta interessante perché parliamo di un cuoco pasticcione che non sa. Veramente cucinare neanche un uovo sodo, ma che per una serie di vicissitudini e, e di equivoci viene chiamato per rappresentare eh, l'Italia al G20 se non ricordo male. Quindi deve cucinare per delle eccellenze, per i politici. Quindi, come fare si scopre che questo cuoco maldestro sia stato scelto perché si deve perdere l'appalto e bla bla bla. Chi più ne ha più ne metta più ne metta. Um, è una, è una um, storia che um, tra l'altro non è per nulla originale però comunque nel campo del cinema comico italiano a sfondo panettonesco poteva anche starci eh, vediamo massimo boldi nei panni di questo cuoco maldestro anche qua abbiamo dei ritorni come enzo salvi e poi abbiamo ehm, che tra l'altro porta avanti anche una sottotrama simpatico mario linatucci ma tutti lo chiamano mario linatucci eh, abbiamo una Secondo me bravissima Milena Vukotic, ma sprecata in quel ruolo con Dario Bandiera che pensa che sia eh, una delle eh, responsabili, una dei giudici di questa gara e quindi siccome lui è astemio, ma non si deve far eh, riconoscere questa sua problematica in fase di gara perché altrimenti, cioè, come si fa ad avere un sommelier astemio tenta di portarsela a letto per eh, avere dei favori in cambio. Allo stesso tempo si sa che Milena Vukotic non sia in realtà quella persona quindi si crea il gioco dell'equivoco e ci sono dei momenti che mi fanno ricordare quelle situazioni dei vecchi cinepanettoni più riuscite, più scansonate e divertenti solo che purtroppo il tutto finisce in una bolla di sapone che scoppia perché vabbè, basti pensare all'inizio con Massimo Boldi che condisce i sughi Dopo che sua moglie lo ha legato per non fargli combinare danni con i piedi, e si vede benissimo che sia uno stuntman, ma ogni volta anche che Boldi viene buttato su un letto si vede che lui non sia più in grado nemmeno di lasciarsi andare, che, andare che sia uno stuntman. È proprio un film con quell'inizio, con la moglie che urla: Gualtiero, con lo zoom sempre più ravvicinato. E ripeto, il Paolo dei Tempi tutto ciò apprezzava, non so come, ma rivedendolo, beh, c'è sempre Biagio Izzo, c'è anche in questo film, insomma, il cast è sempre quello, però Natale da chef, sì, ogni tanto mi fa fare qualche sorrido, sorriso, ovviamente non è ai, livello, ai livelli degli orribili Un Natale al Sud, In Vacanza ai Caraibi, Matrimonio al Sud e compagnia bella, però ecco, non vi aspettate nulla di che. Andiamo al 39 posto, 39 posto sempre neri parenti, io mi ricordo quando nel 2015 c'era un periodo in cui Christian De Sica Conduceva striscia la notizia e disse: Ragazzi, questa volta siamo tornati al cinema, ma proprio quello spinto sulla comicità. Ho pregato io, Neri Parenti, che insistesse per portare avanti tanta irriverenza, tanto divertimento. E uscì Vacanze ai Caraibi, il film di Natale, dove tra l'altro anche qua compariva Dario Bandiera. C'era il ritorno della dell'accoppiata Massimo Ghini, Cristian De Sica, Angela Finocchiaro, Luca Argentero, Ilaria Spada. Se l'episodio con De Sica riesce anche a farmi so Ridere perché De Sica è sempre sfrontato, eh, rimane senza un soldo. Lui che fa il trenino non c'è un euro, non c'è un euro. E se non pago me lo prendo dritto al culo, cioè mi fa ridere. Eh, De Sica che come scopre che sua figlia si sia si sia fidanzata con questo uomo molto più grande di lei. Lì per lì caspita: ma tu sei una bambina e poi. Però quest'uomo è pieno di soldi, Desica è indebitato. Ma tu gliela devi dare, gliela dai come il pane la mattina, la sera. C'è quella comicità che oggi, se, se noi pensiamo a un padre che dice ad una figlia una cosa del genere, quando mai lo si rivede nel cinema comico? Anche quella sfrontatezza che non ti puoi più permettere di portare avanti. Solo che correlato da un episodio carino, perché quello di Desica è carino. C'è l'episodio con Luca Argentero e Ilaria Spada e si torna al discorso di In vacanza su Marte. Ma vedere questi due che si conoscono in crociera, entrambi eh, hanno le rispettive consorti con sé, solo che c'è questa chimica sessuale ogni volta rappresentata con lo sbattere delle palpebre. Cioè, noi dovremmo ridere perché questi due hanno l'intimità sessuale, fanno sesso da tutte le parti, ha suon di grida animalesche... Poi, ok, bisogna tornare. Io da mio marito, tu da tua moglie. Solo che si rincontrano per caso un giorno in un finale bruttissimo, cioè la chiusa di in vacanza ai Caraibi. Buh, si ritrovano per caso a Roma, se non ricordo male. Prima i due canini, anche loro sembrerebbe volessero pipare. E poi invece si riguardano i protagonisti. Pipipi, e finisce il film, anche qua è un episodio buttato via da morire così come quello di Dario Bandiera io adoro Dario Bandiera poteva essere anche questo un cinepanettone mh, velatamente critico nei confronti di una new generation sempre più ossessionata dagli smartphone dalla tecnologia vedere questi due che si innamorano hanno voglia di fare sesso ma adesso è la tecnologia che viene davanti a tutto quindi per fare sesso uno si ritrova in camera d'albergo l'altra idem e attraverso un'applicazione iniziano a toccarsi nelle zone erogene attraverso lo schermo dell'iPad lì per ho detto: Caspita, ma questa cosa può essere geniale se portata avanti. Quindi non c'è più il rapporto fisico lamplesso, ma si gode attraverso uno schermo. Solo che tutto ciò poi viene messo da parte per fare una sorta di parodia a Castaway. Si ritrova Dario Bandiera su quest'isola deserta e senza tecnologia. Cioè lui che è un portatore sano di tecnologia e che ogni giorno la pubblicizza, la vende, eh, si ritrova senza cellulare, come salvarsi, non riesce a farlo fino alla fine in cui resterà per dei giorni in quest'isola. Comunque era un film con del potenziale anche a livello comico, ma che... Invece risulta proprio banale dopo un po' e non basta la sfrontatezza e l'irriverenza di un De Sica e di un Ghini molto in forma per rendere in vacanza, eh, vacanza ai Caraibi riuscito. Se tutto il film si fosse basato solo sull'episodio di, eh, di Boldi, di Ghini e De Sica, l'avrei anche salvato. Al 38 esimo posto. Mamma mia ragazzi, qua stiamo parlando di un altro film che definire brutto sarebbe fargli un complimento. La regia è di Enrico Oldoini e quasi dispiace perché Enrico Oldoini è stato il regista di vacanze di Natale 90-91, di anni 90, di anni 90, parte seconda. Ma la fidanzata di papà del 2008 ancora raffresca la separazione con De Sica. C'erano stati pochi film. La fidanzata di papà... È proprio un film demenziale, ma che non riesce mai nell'intento di far divertire. Ci sono delle battute che anche io, che amo le freddure, mi fa restare boh, incredulo. Uh, C'è Nino Frassica che diverte perché fa se stesso. Poi, la fidanzata di papà presenta anche questa. Strizzatina d'occhio alla politica attuale, tra l'altro, possiamo dire che fosse stato anticipatorio, perché noi scopriamo ad un certo punto che, fra i, 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 i ragazzi più giovani, insomma, eh, questo ragazzo mette al mondo eh, una figlia o un figlio, non ricordo il sesso: con questa, con, con, con questa ragazza eh, una è la figlia di eh, Nino Frastica, mentre il ragazzo è il figlio di Massimo Boldi, sono due bianchi, ma il figlio nasce nero. Quindi, caspita, il ragazzo subito penso che, pensa che la ragazza l'abbia tradita, l'abbia tradito perché per di più la ragazza ha come migliore amico uno di colore, quindi c'è la rissa fra il ragazzo e questo presunto amante, e poi sul finale veniamo a sapere che tutto derivi da eh, questo gap generazionale, nel senso che scopriamo che la mamma della ragazza, cioè Simona Ventura, fosse stata a letto con un politico importante con cui ha messo al mondo la ragazza, quindi scopriamo che il padre vero non sia Nino Frassica e chi era questo politico non te lo lasciano eh, scoprire perché non lo dicono esplicitamente, ma basta fare due più due e capiamo che facciano riferimento a Barack Obama, che a quei tempi poi sarebbe diventato sicuramente più celebre per altri motivi politici. Quindi ha fatto un figlio con Barack Obama, però è, è nata bianca la bambina. C'è stato un salto generazionale, stavolta fra due bianchi nasce nero. Quindi, questa è un po' la spiegazione. È un film che. vabbè. Non lo so, la fidanzata di papà è un neo sempre in questa carriera di Boldi da solista, però è anche vero che sia questo sia Matrimonio alle Bahamas furono campioni di incasso al box office. Al 37 ⁇ posto andiamo invece all'anno precedente, se non ricordo male era il 2007, esatto, Matrimonio alle Bahamas, Claudio Risi. Devo dire che... Se mettiamo a paragone matrimonio alle Bahamas con tutte... Le pellicole non riuscite di cui vi ho parlato fino ad ora è anche quello meno tragico, perché è effettivamente è una storia semplicissima con Lucrezia Piaggio che torna a interpretare la figlia di Boldi, che scopre che il suo ragazzo l'abbia tradita, è triste e depressa fino a che non conosce, che proprio la consola ehm, al college quest'altro ragazzo ehm, molto accondiscendente, molto buono, molto gentile, scoccherà all'amore decideranno di sposarsi. E quindi c'era l'idea carina di mostrare il paragone fra le famiglie diverse, perché i genitori di questo ragazzo sono altolocati, ricchi, c'è cioè Victoria Silvested che interpreta la madre, Biagio Izzo che ha attaccato cappello, hanno yacht, mega piscina, villa di lusso. Il tutto è confrontato con la famiglia invece di lei, perché il padre è Massimo Boldi, taxista che guadagna pochissimo. Abbiamo poi la moglie interpretata da Anna Maria Barbera che hanno pochi soldi, cioè sono delle persone che tirano a campare, ma che non vivono certo nel lusso. Non sono dei poveracci, ci mancherebbe altro. Quindi era divertente. C'è anche il momento in cui la famiglia della, della ragazza arriva alle Bahamas con la colonna sonora della famiglia Adams. Doo 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 doo, e intanto c'è il confronto. Quindi la base poteva essere anche divertente. Solo che è un film che fatica a decollare. Poi ha un grosso problema, Matrimonio alle Bahamas. Non si comprende che tipo di film voglia essere. Voglio dire, vuoi essere uno di quei vecchi cinepanettoni? Dove proprio si vuole calcare la mano ed esagerare all'inverosimile, tant'è che se puoi sorridere inizialmente, poi immaginatevi la ridondanza di esse e tu dici ok. Solo che poi si mette da parte lo slapstick in maniera anche un po' brusca per dedicarsi alla sottotrama di Lucrezia Piaggio della figlia che viene lasciata con questa sorta di, sen di sentimentalismo forzato che è in agguato, pronto a non so anche. Lasciare lo spettatore un attimo interdetto perché c'è la classica scena di lei che è stata lasciata che cammina per le Bahamas con la pioggia, la canzone sentimentale romantica in sottofondo e tu dici: Ma cosa sto guardando? Cioè, cosa vuol fare Risi? Vuol fare un film più orientato verso la comicità, anche così leggera? così mh, frivola oppure vuol portare avanti quella commedia più sentimentale alla Harry eh, ti presento Sally, Notting Hill ovviamente sono esempi eh, e chi più ne ha più ne metta e già questo contrasto ti, ti lascia un po' eh, titubante però nel complesso anche qua ci sono i fichi d'India è un film mediocre più che brutto dei momenti sono anche simpatici però cioè pensiamo anche solo alla scena dei fichi d'India dei personaggi che appaiono così dal nulla siamo i cugini di Varese, non mi ricordo cosa dicono. Eh, comunque durante la eh, vigilia di Natale bussano alla porta, si presentano. Buona Pasqua! E io dovrei ridere perché a Natale questi arrivano con l'uovo di Pasqua. Però, ripeto, siccome mi sto dilungando troppo e di film di cui parlare, ce ne sono tanti anzi vi dico per di più che trovereste la recensione di tutti questi, quindi sentireste la mia più nello specifico, direi di passare al 36esimo posto. Al 36esimo posto c'è un film del 2013 e quasi mi dispiace doverlo bocciare perché il precedente dello stesso tipo mi era piaciuto tantissimo. Stiamo parlando di colpi di fortuna. Dopo che eh, Vacanze di Natale a Cortina non aveva avuto quel successo sperato Aurelio De Laurentiis di, decise di cambiare la formula quindi non più il cinepanettone di una volta ma una commedia sentimentale mettere da parte la farsa per andare verso una commedia classica Colpi di Fulmine mi aveva colpito dopo Colpi di Fulmine si decise di passare ai Colpi di Fortuna tre episodi che non ci stanno in un film da un'ora e quaranta dovevano sceglierne due secondo me poteva bastare l'episodio con Cristiano Christian è e quello con Lillo e Greg, perché ad esempio quello con Luca e Paolo è pessimo, non serve a niente, è una parodia malfatta di una notte da leoni, eh, Neri Parenti eh, sicuramente dei guizzi li aveva perché poi l'episodio con Lillo e Greg, proprio come in Colpi di Fulmine, funziona, però siccome si cerca di stringerne tre in un film che non dura certo due ore, due ore e mezzo, è difficile anche dare risalto ad ognuno dei tre. Quello di Luca e Paolo passa in sordina, quello di De Sica che è ossessionato, ehm, è, che è ossessionato eh, dai riti scaramantici, cioè pensa sempre che la sfiga lo perseguiti e fa di tutto pur di ehm, cacciarla via, poi troverai il traduttore interpretato da Mandelli che invece porta sfiga da morire, ci sono delle situazioni divertenti, pensiamo alla scena delle torri gemelle che si scopre come siano cadute, però è molto 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 sbrigativo quando ti fa ridere di gusto già finisce e poi c'è poco spazio per quello di Lillo e Greg che invece è più sentimentale, più un episodio anche a tinte drammatiche che ehm, viene Portato avanti, ma anche qua con dei difetti. C'è la scena a livello di CGI dell'aereo che vola, che sembra fatta con paint veramente. Ragazzi, quindi Colpi di Fortuna è un film che presenterebbe anche su carta delle dinamiche interessanti, ma che non si riesce a sviluppare al meglio. Quindi lo metto al 36esimo posto. e Passo adesso al 35esimo. Torniamo con Boldi perché quelli di Boldi da solista sono proprio all'apice. Di questa classifica tra i peggiori. Matrimonio a Parigi è un film del 2011, dove tra l'altro alla regia torna Claudio Risi, il regista di Matrimonio alle Bahamas. Ora, Matrimonio a Parigi, fra tutti insieme a matrimonio alle Bahamas, lo potrei anche volendo considerare vicino alla sufficienza. Qual è il problema? È che c'è stato un drastico problema a livello di montaggio. Io non so cosa abbiano fatto, ma se voi prendete matrimonio a Parigi in DVD, lo comprate e vi guardate i contenuti extra, capireste che anche lo stesso Risi, gli stessi sceneggiatori non sapessero come farlo finire, perché nei contenuti extra c'è tutto un altro film. Cioè, fino ad un certo punto sono identici. Poi dopo c'è tutta una sottotrama che non vi sto a raccontare, ma che fa finire il film in un modo diverso. Se guardiamo invece l'originale, percepiamo che sul finale ci sia un... cercare di tirar via una storia che invece poteva essere anche divertente con eh, i rispettivi mh, consuoceri che scoprono di essere da un lato c'è il finanziere dall'altro lato l'evasore fiscale quindi però i nostri figli si sposano cosa si fa si chiude un occhio oppure mi denunci oppure mi fai andare in prigione era anche un cinepanettone diverso dal solito se vogliamo solo che per quanto anche qua ci sia Massimo Ceccherini e c'è il suo ehm, secondo me momento cult con Rocco Siffredi ti piace la Torre Felsi, sì ma dal davanti ecco fa ridere però anche qua non basta, perché Matrimonio a Parigi non presenta quella stupidità incredibile di una la fidanzata di papà, di una pellicola come la fidanzata di papà, come Natale, eh, al, un Natale al Sud, Matrimonio al Sud, ma si vede che non si sa bene dove si voglia andare a parare. Eppure c'era anche qua un Guglielmo Scilla, che non è ehm, così mal sfruttato come un Aued o un Riccardo Dose, che ragazzi sono insostenibili. Si vede anche che Guglielmo Scilla abbia un minimo, di anche ehm, capacità nel recitare. Anche Diana del Bufalo è brava, però è un film che così ha dei problemi che non lo portano a raggiungere la sufficienza. Andiamo invece al 34esimo posto. Dal 34esimo posto vi posso dire che iniziano i film sufficienti. E andiamo al 1992 con Sognando la California diretto da Carlo Vanzina. Dove abbiamo quattro protagonisti fra cui Maurizio Ferrini, Nino Frassica, abbiamo Antonello Fassari che si eh, ritrovano dopo tanto tempo per fare questo viaggio in California, quindi è un film on the road dove c'è anche la partecipazione di Boderek. Ci sono dei momenti divertenti, anche qua Carlo Vanzina lo sapete eh, è stato importante nella formazione di Boldi e De Sica, per quanto riguarda i cosiddetti cinepanettoni, anche se i Vanzina detestano questo termine, ricordiamo sempre il grande Carlo. Però è sempre più delicato. Come disse un critico, se Neri Parenti sfonda la porta, Carlo Vanzina guarda sempre dal buco della serratura. C'è un po' più di delicatezza e infatti in questo film abbiamo degli elementi che potrebbero essere definiti anche cinepanettoneschi. Però poi si va anche verso un altro tipo di comicità. Devo dire che eh, non l'abbia mai visto tante volte in vita mia. Ho il DVD, me lo sono guardato per parlarvene nel mio format. È un film, secondo me, senza infamia e senza lode. In tanti, però, lo amano. Io lo metto al, 39, al, scusate, al 34esimo posto. E se lo inserisco è perché è presente nel volume Super Vacanze di Natale in cui si ripercorre anni e anni della storia dei cinepanettoni, altrimenti penso che non l'avrei nemmeno inserito andiamo al 33esimo posto e ci soffermiamo su i cinepanettoni, quelli di Volfango De Biasi. Volfango De Biasi, come forse saprete, prese le redini eh, del, del filone dopo che Neri Parenti mh, non rinnovò il contratto con Aurelio De Laurentiis e quindi nel 2016 diresse Natale a Londra, Dio salvi la regina. È sicuramente carino, con De Biasi si va incontro a un cinepanettone più action, non ai livelli di Natale col boss di cui... Tra non molto parleremo, solo che Natale a Londra con un variegato cast di attori, da Paolo Ruffini, Nino Frassica, Frassi, Cauccio De Santis, ehm, gli Teca, si basa tutto sul voler rubare i cani della regina Buckingham Palace per poi chiedere il riscatto. Insomma, vabbè, è una storia che va vista sospendendo l'incredulità, però ecco, De Piasi riuscì a eh, rinnovare il cinepanettone perché si vedeva che quella formula di un tempo non riusciva a scaturire più l'effetto desiderato quindi lo rinnovò, durò per non troppi film perché alla fine ne diresse tre È che Natale a Londra per quanto carino non riesce ad avere lo stesso, eh, secondo me, equilibrio e la stessa forza di un Natale col boss quindi lo metto al 33esimo posto ma lo rivedo con piacere e molto volentieri Arriviamo invece al 32esimo posto e ci soffermiamo su Anni 90 parte seconda, film del 1993 diretto da Enrico Aldoini. Molto carino, si susseguono vari episodi, eh, alcuni sono stati anche sicuramente nel corso degli anni fra il primo e il secondo film eh, censurati, ma questo specialmente accadeva nel primo capitolo, uno con dei neri, potremmo vedere delle sequenze nel trailer dell'epoca, però indipendentemente da questo, anni 90 parte seconda nel format non solo cinepanettoni dissi che mi era piaciuto più del primo, però col senno di poi lo voglio mettere invece Um, più in basso in classifica, dal momento in cui nel mio immaginario è rimasto più iconico il capitolo precedente, anche qua una. Sorta di parodia alle pubblicità del tempo, fra pubblicità regresso piuttosto che progresso, una voglia di divertirsi anche con quella comicità che poteva permettersi di scherzare su tutti senza risultare offensiva, un film Figlio dei suoi tempi dove ritorna Don Buro, il personaggio di Christian De Sica che già aveva interpretato in vacanze in America De Vanzina. Eh, ci sono degli episodi secondo me molto divertenti, pensiamo al primo col pentito di mafia dove abbiamo Massimo Boldi, abbiamo ehm, anche qua Francesco Benigno, insomma il, il primo episodio secondo me è con Nino Frassica che arriva alla stazione di Milano Centrale ehm, con Living on my own di Freddie Mercury, è, è iconico quell'inizio, quando ancora si parlava degli inizi dei cinepanettoni iconici. Quindi anni 90 mi ricorda anche un po' una comicità fantoziana nell'episodio con Boldi che deve fare la pipì e non riesce a farla fino a che non verrà ucciso, arriverà in paradiso e piscerà sopra tutti noi come se fosse pioggia e lo metterei al 32 posto. Ma subito al 31 metto anni 90, il primo del 1992. Anche qua, se pensiamo al celebre episodio eh, con l'amore che scoppia in macchina fra Christian De Sica e Nadia Rinaldi che parlano al telefono. Perché per sbaglio questa telefonata. Eh, prende vita in questo ingorgo stradale, ma in realtà i due stanno litigando perché si sono ehm, scontrati con la macchina, quindi abbuzzicona! Ah, e poi non ripeto l'altra parola, per ovvie ragioni, perché sia mai, però eh, iniziano ad offendersi, ma in realtà al telefono non sapendo di star parlando con la persona con cui poco prima avevano litigato per strada ma lo sai che già mi piaci, iniziano a, a parlare e anche a, a, a organizzare un ipotetico appuntamento, ma poi c'è l'episodio. Con, eh, con la presa in giro al telefono azzurro, con anche quello del telefono blu che prende a schiaffi il bambino. C'è l'episodio con il grande Guido Micheli al ristorante per scambisti. Eh, ci sono degli episodi celebri in anni 90, ma anche quello che omaggia Alfrediccico: con la paura del niente. E si inizia a scappare, tutti ti inseguono, ma non c'è un apparente motivo. Quindi anni 90 è un film che rivedo sempre volentieri, certo non è all'altezza di quelli che saranno più in alto in classifica, ma è un buon prodotto che ehm, mi ricorda anche il Paolo di un tempo che andava a noleggiarsi questi film sulla sua biciclettina a 7, 8, 9 anni in videoteca e quindi un periodo felice della mia vita. Al trentesimo posto ci metto sempre di Enrico Aldoini Vacanze di Natale 90. Che come si evince dal titolo è degli anni 90, del 1990. Eh, diciamo che dopo il primo Vacanze di Natale dei Vanzina, dopo gli Yuppies dei Vanzina, si riprese in mano il filone Vacanze di, ma stavolta con Oldoini dietro la macchina da presa. Se con il primo si voleva fare anche un po' di critica sociale, qua si punta più sulla comicità, anche più surreale, anche più sull'assurdità. Poi in vacanze di Natale 91 ci sarà addirittura l'aspetto come di horror. Però in vacanze di Natale 90 ci si diverte: tra Boldi e De Sica ci sono i primi momenti cult della loro comicità, il sorpasso sulla Ferrari. Ma che hai fatto in testa? Ecco, um, i giochi con le mogli, si vuole anche qua andare ad omaggiare Hitchcock con Moira Orfei che interpreta. La moglie di De Sica e De Sica che la vuole far uccidere da Boldi, insomma c'è questo rovescio. Vabbè, è un film divertente che si svolge ehm, a St. Moritz con Boldi, De Sica, Moira Orfei, quindi un cast di attori che andava formandosi per quel Andrea Roncato, Ezio Greggio, per quel che poi sarebbe stato il cinema del futuro. Già qua non c'è più Jerry Calà, che è stato invece un pupillo dei Vanzina fino ai film precedenti. Eh, poi se volete sapere perché Jerry Calà non abbia più fatto parte di questi film Leggetevi l'interessantissimo libro eh, Una vita da libidine dove racconta la sua vita E anche tanti aneddoti su eh, il perché si sia tirato indietro Ma non sto a dirvelo qua Al ventinovesimo posto metto Vacanze di Natale 91 Su giù le dinamiche sono quelle Solo che c'è un grande Alberto Sordi, Ornella Muti, c'è questo aspetto comedy horror con la casa infestata dai fantasmi, ci sono delle sequenze che proprio possono ricordare un vecchio film horror anni Ottanta, con i fantasmi, e devo dire che mi diverta di più. È un film che mi intrattiene di più, anche qua tornano i personaggi del film precedente, ma con la new entry di Alberto Sordi, cioè pensare che Alberto Sordi abbia recitato in un panettone. poi sì... È un film... Ecco, Enrico Aldoini portava, mh, dirigeva questi film sicuramente di mestiere. Non c'era chissà quale guizzo registico, però con mestiere e con semplicità risultavano anche efficaci seppur avessero delle imperfezioni. Si riciclano delle inquadrature dal film precedente, quando tipo Andrea Roncato corre verso l'hotel a St. Morris. Comunque, direi di metterlo al ventinovesimo posto. Andiamo adesso con uno dei film che possiamo definire inserito nella fase conclusiva di quei Panettoni di una volta e cioè Natale in Sudafrica del 2010. Ormai la formula si stava un po' corrodendo, ormai il pubblico si sì, premiava questi film ma si capiva che i malcontenti erano sempre maggiori, non dico da parte della critica che li ha sempre a parte, a parte la ricasi malvisti, solo che anche i fan si rendevano conto che ci si fosse allontanati da quel tipo di cinepanettone di un tempo. Natale in Sudafrica a me diverte, seppur ci siano degli evidenti problemi di CGI quando si vogliono rappresentare gli animali, però i nostri protagonisti nel safari e a fare il safari in Sudafrica con un Giorgio Panariello. Divertentissimo con dei siparietti comici anche con Christian De Sica, eh, con eh, Max Tortora che interpreta il fratello di Christian De Sica Massimo Ghini, ma anche Belen Rodriguez, che è stata scelta come bellona di turno, è comunque mh, sicura di sé e autoironica in questo ruolo. Cioè, mh, Belen Rodriguez mi piace perché riesce a prendersi in giro, a mettersi in gioco. E in questo film, che non è ai livelli di altri, si gioca anche qua con le truffe. Eh, non mancano le gag con escrementi vari di animali, però ecco. Siamo secondo me distanti da quei film di un tempo che proprio mi facevano dire wow. Quindi, dopo Natale in Sudafrica, al 27° posto, si torna a Volfango De Biasi e metto: Natale col Boss. Natale col Boss è del 2015, eh, sicuramente, noi spettatori mh, ci chiedevamo come sarebbe potuto essere un cinema a tinte più action, e lo scopriamo attraverso questo lungometraggio in cui bisogna sospendere l'incredulità e pensare ad una storia in cui il boss. Criminale eh, dice: Devo cambiare i miei connotati, altrimenti vengo catturato perché mi hanno visto. Voglio assomigliare a Leonardo Di Caprio, però i, i, i due chirurghi interpretati dai bravissimi Lillo e Greg sbagliano e lo fanno assomigliare a Peppino Di Caprio, che comunque compare nel film. C'è la um, canzone composta da Guepechegno, uh, Fiumi di Champagne, è un film sicuramente che può deludere chi si aspettava. La comicità irriverente, volgare e, e, e scorretta dei cinepanettoni di un tempo. Questo è un po' più per tutti. C'è un secondo me mitico dittico, un mitico duo per meglio dire... Mitico duo che dittico, un mitico duo composto da Francesco Mandelli e Paolo Ruffini. Molto divertente ogni eh, siparietto con Giulia Bevilacqua che fino alla fine noi pensiamo stia tradendo Mandelli, in realtà è una spia sotto copertura. Quindi Natale col boss che inizialmente si intitolava Natale col boss pallotto le sciamagne, io lo metto al ventisettesimo posto. Al 26 ⁇ posto invece ragazzi metto Natale a Rio, film del 2008 che da tanti è amato, è considerato uno dei migliori film con Christian De Sica dopo la separazione con Boldi. Per me è carino ma non mi ha mai sorpreso come, come altre pellicole del filone, già dei titoli che per tanti sono considerati inferiori, io li metto invece più alti in classifica ma lo capirete tra poco. Comunque sì, c'è qua Ludovico Fremont che a quei tempi era anche molto celebre per i, per i Cesaroni, Emanuele Propizio, Fabio De Luigi e Michel Unziker e Paolo Conticini sono molto 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 in alchimia questo fa parte di quei cinepanettoni in cui si era formata la coppia Unziker-De Luigi in cui si era andati nuovamente a diversificarsi nella scelta del cast dopo Natale a New York si era portato eh, il filone con sé De Luigi eh, però ecco, devo dire che mh, non mi fa impazzire come altri, seppur ci siano dei momenti comici che ricordo sempre con, con piacere. La miscia però, anche lì. Poi, se pensiamo alla miscia che si gonfia, c'è quell'effetto pessimo in CGI. La CGI è sempre stato uno dei problemi più grandi: è sempre stata uno dei, dei problemi più grandi per quanto riguarda i cinepanettoni. Al 25 posto, invece, ragazzi, io metto Yoopis 2. Se il primo l'ho amato. Questo seguito, diretto da Enrico Aldoini e non più da Carlo Vanzina, secondo me non riesce a eguagliare la bellezza del precedente. Sembra quasi un more of the same del film che eh, ho appena citato, cioè I giovani di successo di cui dopo parleremo, ma che si ataccia un po' più sugli allori. Ci mancherebbe quando guardo il primo, mi viene spontaneo inserire subito nel lettore DVD il secondo. Ci sono dei momenti che mi divertono. Atina Cenci che deve essere sostituita, c'è la clone, no? Bisogna fare lo scherzo. A Ezio Greggio ci sono delle dinamiche divertenti, anche se sembra che sia più un rifacimento del primo, visto che ci sono anche delle differenze a livello di coerenza piuttosto che un seguito. C'è sempre un grande Jerry Calà, uno dei miei dispiaceri più grandi è veramente sapere che Jerry Calà non abbia continuato, perché nel filone cinepanettoniano mi sono sempre immaginato come sarebbe stato portato avanti il suo personaggio. Però, secondo me ecco, è un film che non riesce ad avere la stessa potenzialità di una meraviglia come Iuppis, i giovani di successo, ma che comunque ci, 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 ci prova. Cioè, tenta di riuscirci, ma è, è difficile. È difficile eh, provare anche a replicare quell'enorme successo di un film che raccontando questi ragazzi che aspiravano a diventare i nuovi agnelli con l'orologio sul, su, sulla camicia. Beh, UPS 2. È un omaggio più che un seguito all'altezza, però è comunque eh, una commedia che rivedo volentieri, eh, ci mancherebbe altro. Poi, dopo Youppis 2, al ventiquattresimo posto io metto Vacanze di Natale a Cortina. Con Vacanze di Natale a Cortina ci soffermiamo invece su un film molto importante. Perché nel 2011 sarebbe stato l'ultimo cinepanettone di Aurelio de Laurentiis legato a quella tipologia di comicità più scorretta si cerca di tornare alle origini dopo che eh, Natale in Sudafrica non aveva dato i risultati sperati al box office e quindi sì a me vedendolo e riascoltando certe canzoni remixate dei tempi ho anche avuto quel brivido che mi ehm, portasse a ripensare a vacanze di Natale del 1983. È un film che sicuramente ha tanto cuore nel voler essere un sentito e significativo omaggio a questo film di cui parlerò ma molto più in alto in classifica, ma senz'altro capiamo che qualcosa nel meccanismo dei cinepanettoni per come li conoscevamo fino a quei tempi si fosse un attimo rotto. Poi a me piacque, eh, c'è tutta anche la sottotrama con Dario Bandiera, con Ivano Marescotti, che mi fa ridere di gusto, ma così come il personaggio di De Sica mi piace tantissimo l'atmosfera natalizia, la coppia formata da De Sica, eh, Sabrina Ferilli, ma anche Ricky Memphis con Giuseppe Giacobazzi. È un film questo che mh, mette un po' da parte quell'eccessiva volgarità per essere più Uh, commedia e meno farsa in certi momenti, non sempre, perché poi la farsa è presente anche qua. Solo che questo tentativo di cambiare le cose verrà poi uh, ampliato in colpi di fulmine dell'anno dopo. Vacanze di Natale a cortina è un buon cinepanettone, ma che ricorda il periodo per quanto al box office andò bene, però carente rispetto ai grandi incassi di un tempo. Dopo Vacanze di Natale a Cortina, io al 23 posto inserisco, pensate, l'unico film con boldi solista che apprezzo e che rivedo con enorme piacere tutte le volte che passa in televisione. Metto Olé, diretto da Carlo Vanzina. Olé uscì a dicembre del 2006 in ehm, concomitanza con Natale a New York. Poi Olé, seppur guadagnò non certo male, non arrivò al successo. Sicuramente alto di Natalia New York, ma olè, fatemi dire che è una commedia spassosa, divertente, con Enzo Salvi secondo me in forma rispetto ai film che ho criticato poco prima eh, in questo video. Perché? Perché adesso sembra quasi diventato la parodia di se stesso, invece a quei tempi aveva ancora quel graffio, quello sprint che mi ricordava quel Lenzo Salvi che mi faceva tanto ridere quando andavo all'elementare col personaggio Der Cipolla e compagnia bella. Ma anche la trama di questa gita in Spagna, dei professori in conflitto fra di loro, Salemme e ehm, Massimo Boldi perché avevano in comune una donna amata, cioè proprio... Quella classica commedia che, seppur non c'entri niente col Natale, uscì nel periodo natalizio e che mi diverte. Cioè, la scena della parodia del barbiere di Siviglia. A me proprio fa ridere, mi piace, mi fa stare bene. Poi, anche qua ci sono dei difetti quando Boldi mangia l'aglio. Si vuole già andare incontro a quella che poi diventerà la problematica essenziale dei film successivi: l'eccessiva comicità stupida bambinesca. Che è proprio ok voler far ridere tutte le età, dal più piccolo al più grande, ma che ti lascia basito. Qua gli effetti visivi erano malfatti, ma non tanto quanto quelli successivi, tipo Di un Natale al Sud, la scena del vetro con Bold, ah, che ci arriva impicchiata. Però fatemi dire che Olè è stato anche fin troppo criticato. Invece, secondo me. Al netto dei difetti che possa avere è proprio un buon film comico dove ci sono proprio anche quegli ingredienti del cinepanettone, la musica del momento, ehm, anche... La ragazza eh, sexy del periodo che interpreta la fidanzata di Enzo Salvi, quindi a me o le piace, anzi ero anche indeciso dove inserirlo in classifica perché tanti lo detestano, ma secondo me è l'unico film con Massimo Boldi dopo la separazione con De Sica valido. Al ventiduesimo posto eh, metto Un Natale Stupefacente, il primo film di Volfango De Biasi del 2014, dopo che. Si provò a cambiare strada rendendosi conto che colpi di fortuna non fosse andato al box office eh, come si sperava, altrimenti ci sarebbero potuti essere altri colpi. Invece no, una tale stupefacente. È un film con Lillo e Greg, mattatori assoluti, con Paolo Calabresi, eh, con Ambra Angiolini e. Mm, Riuscito, divertente, ehm, è anche una commedia, questa più sentimentale, dove c'è anche la componente drammatica, dove si parla di un bambino rimasto senza genitori, poi per un problema che viene risolto, per un equivoco. Per un fraintendimento, però fa proprio divertire il personaggio di Paolo Calabresi. Eh, Lillo e Greg sono formidabili, cioè è un film questo che si vede sempre volentieri, seppur riconosca che ai tempi nemmeno stupidamente lo andai a vedere al cinema, perché praticamente dissi "Non c'è De Sica, io per partito preso non ci vado". Errore grossissimo a, a, col senno di poi perché ho sempre amato vedere la commedia leggera in sala specialmente ai cinepanettoni, quell'anno fui delusissimo perché era il primo film senza De Sica e dissi per partito preso non vado, invece tornassi indietro lo vedrei perché è decisamente meglio di tanti film eh, con Christian De Sica che fino ad adesso ho bocciato. Al ventunesimo posto invece io metto un altro film dei fratelli Vanzina, e cioè Vacanze in America del 1984. Lo so che potreste dirmi, ma come al ventunesimo posto un cult così? Io vi dico la verità, per quanto Vacanze in America mi piaccia sia veramente un bel film. Eh, una bella commedia, non riesco a definirla bellissima, non riesco a definirla all'altezza di un vacanze di Natale, perché ci sono dei momenti iconici, ehm, Osurdato innamorato cantato sul pullman, la partita di calcetto nella Death Valley, cioè ci sono dei momenti, cioè quella partita lì ha anticipato Salvatores, ha anticipato Tre uomini e una gamba, solo che... Ogni volta, seppur riesca a farmi divertire, ci sia anche quella componente sentimentale con Claudia Mendola, Antonella Interlenghi, non riesce ad eguagliare la bellezza di Vacanze di Natale, il confronto è palese perché l'anno prima c'era stato il film natalizio per eccellenza, quindi questo riesce sì a divertirmi, Jerry Calà, la cara e vecchia faiga quando si ritrova con i gay, cioè, però... Seppur Jerry Calassi è sempre mitico, ci sia Fabio Ferrari direttamente dal Chicco Lazzaretti dei ragazzi della Terza C, non riesce, secondo me, a ad essere all'altezza di vacanze di Natale. Ci sono dei film molto più anche volgari del periodo più ehm, controverso dei panettoni che mi fanno divertire eh, maggiormente. Quindi io lo metterei al ventunesimo posto, anche se i fratelli Vanzina, Carlo ed Enrico riescono a eh, dirigere un film che ci faccia respirare un'atmosfera eh, sicuramente anche molto intrisa dalla malinconia, perché si parla di quei vecchi compagni di scuola, il film è dedicato a loro, a che, a loro che forse poi non rivedremo più, quei momenti che manteniamo e, custodia e custodiamo dentro noi. Della, della scuola Delle gite scolastiche Però ecco qua abbiamo dei Sica nei panni di Don Buro È un bel film eh, ci mancherebbe Però non è nel mio cuore come altri Al ventesimo posto Invece ci spostiamo Al 1994 Sempre Carlo Vanzina SPQR 2000 e mezzo anni fa Mamma mia io ricordo ancora quando lo andavo A noleggiare alla video eh, Meta di Pistoia con la mia Biciclettina quanto adoravo la scena con Ceccherini, eh, sono venuto apposta da Prato, sono tre mesi che non trombo, eh, cercavo la signorina Poppea, Poppea bel nome da maiala, ecco eh, secondo me Ceccherini qua dà il meglio di sé in una piccola partecipazione ma che mostra tutta la sua irriverenza e poppa pera c'è anche la citazione a Francesco Nuti. Ciale Pupa, pera, 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 pera. Eh, con Anna Falchi, Cristian De Sica e Massimo Boldi ovviamente. È un film questo qua che oltre, a far diventi, che oltre a far divertire è anche una forte, oltre che parodia, critica alla politica dei tempi perché si parla in maniera irriverente della vicenda di mani pulite ma nell'età della Roma antica. Quindi mostrando in modo decisamente semiserio, ma con la comicità che prende sempre il sopravvento, quanto, nonostante ci si trovi nel passato ai tempi eh, di Spartaco che rompe le catene, che le cose non siano cambiate. Per me c'è un finale che ogni volta, seppur sia un film più intento a far ridere, c'è eh, un finale che ogni volta mi lascia spiazzato perché troviamo Boldi e De Sica tutti e due in croce. Sì, noi moriremo, ma la nostra morte sarà un segno per un futuro cambiato, diverso, e invece ci si sposta ad oggi ed è tutto rimasto allo stesso modo nella modernità, nell'attualità. E secondo me SPQR, grazie anche all'intelligenza dei Vanzina, riesce a far ridere, ma si utilizza la comicità per parlare di altro. E lo si fa in un film divertente con un grande anche Leslie Nielsen che si prestò a girare questo film con i due mattacchioni italiani che ogni anno riscontravano un successo incredibile, incredibile al box office, quindi Lucio Cinico, Cesare Atticus e poi Antonio Servilio, quanto mi sono divertito, Nadia Rinaldi ehm, e fammela pompa. Eh, quella scena lì è, 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 è un cult ormai di De Sica. E poi, se voleste sapere aneddoti e curiosità su SPQR, su tutti questi film, ricordatevi non solo Cine Panettoni, mettete il titolo del film e trovereste tutto il mio parere. Più nello specifico, al diciannovesimo posto, Bodyguards, guardie del corpo del 2000, lo so. Per tanti è uno dei film più divertenti con Boldi e De Sica, anche a me piace, mi diverte tantissimo, ma non è uno di quei film che ho nel cuore, cioè se devo scegliere di rivedere un film con Boldi De Sica Enzo Salvi via Voizzo, vado sempre più sui classici eh, Natale sul Nilo, Natale in India, rispetto a un Bodyguard che riesce a ogni volta a farmi ridere di gusto perché comunque ci troviamo di fronte a queste guardie del corpo che dovrebbero proteggere i VIP, ma che in realtà ne combinano più di Carlo in Francia. E per esempio penso a tutta la missione alla villa arcobaleno, con Gigi Marzullo che resta bloccato, con Enzo Salvi che sta... Ormai tutto sfatto, defecando, e, e, e Gigi Marzullo sta annusando tutti i suoi cattivi odori che grida aiuto e lui è occupato. Sto a studiare. Cioè qua è un Enzo Salvi proprio troppo simpatico, dannata. Un Enzo Salvi, ma che cazzo fai? Oh, mando cazzo Ma quando insegna alle guardie del corpo come si deve comportare il vero bodyguard. Quasi vuole essere una parodia, già nel titolo del film celebre, no? Ma in questo caso abbiamo una banda di Strati, De Sica Boldi, eh, abbiamo eh, Victoria Silvested, Biagio Izzo, Enzo Salvi, ma anche Cindy Crawford, tutta la scena con Cindy Crawford e La Sosia. Cioè è un film divertente, cioè, non, non pensate male, a me piace, però non mi viene spontaneo rivederlo spesso come con altre pellicole. Come ti chiami? Bella Mucciaccia, bella Mucciaccia, bella Mucciaccia, Paolo, quando beccano la trans, caspita. Comunque, ecco, 19 posto Bodyguards. 18° posto, andiamo invece alla gestione un po' diversa di De Laurentiis dopo quello che per lui è stato il risultato deludente di Vacanze di Natale a Cortina. E soffermiamoci su Colpi di Fulmine. Colpi di Fulmine è un film del 2012. Ho già fatto riferimento a questo lungometraggio prima, mentre parlavo di. Colpi di fortuna e secondo me questo è veramente, veramente un gioiellino perché si alternano due episodi, da un lato quello di De Sica che deve fingersi prete con la partecipazione di Arisa eh, con Simone Barbato, mentre dall'altro lato un episodio che riesce a raggiungere e sorpassare anche mh, di gran lunga. L'episodio appena visionato con De Sica, quello cioè con Lillo e Greg e con Anna Foglietta, dove bisogna trasformare il nobile in una persona più del borgo, più, de, de, più, più rozza, e quindi vediamo come Lillo che finge di essere un nobiluomo aiuti. Greg, <ride> aiuti Greg a diventare questa persona un po' più becera e ci sono dei momenti che proprio fanno ridere di gusto. Secondo me, colpi di fulmine trova dietro la macchina da presa un Neri Parenti. In stato di grazia. È un film che non vuol portare avanti quella comicità volgare ma essere più improntato sul sentimentale, del resto si intitola Colpi di fulmine. Ma fa già ridere il primo episodio con De Sica che si mette a ballare, o the Sense con tutta. La Chiesa è in una sorta di sister act che lo segue perché non è prete ma deve fingersi tale, tale per problemi con eh, la finanza. Quindi vedetevelo, colpi di fulmine, e io lo metto al diciottesimo posto. Al diciassettesimo posto invece ci avviciniamo ancora al periodo d'oro dei cinepanettoni, anche se c'era già stato da un anno, anzi da due anni, dal 2005. Sì, il 2006. Nel 2006 avevamo trovato nelle sale Natale a New York, ma nel 2007 arrivò Natale in crociera, che io metto al diciassettesimo posto perché è un film molto corale, molto divertente, dove da Natale a New York torna Alessandro Siani. A me Siani come comico non fa impazzire, però quando è ben gestito, qua la sua ehm, unione con Christian De Sica, quell'alchimia riesce ad essere equilibrata e secondo me De Sica che pensa di andare in crociera con l'amante ma poi arriverà anche la moglie Nancy Brilli qua abbiamo Aida Jespica come sua amante dall'altro lato abbiamo anche um, Michel Unziker eh, amante degli animali e poi abbiamo Fabio De Luigi si abbraccia un po' quella comicità sì scorretta da un lato ma dall'altro lato anche più eh, bambinesca più demenziale ma sempre non andando incontro a quel troppo che invece avrebbe Car caratterizzato i cinema panettoni in anticipo di Boldi successivi. Quindi imparate da Natale in crociera dove do, c'era un compromesso dignitoso, fatemi dire, perché io con questo film mi diverto sempre di gusto. Sì, poi ci sono dei difetti anche in questi film che mi piacciono, eh? forse troppi product placement, però lo sappiamo, nei cinema panettoni. Lo sponsor è fondamentale, anzi, quasi ci stupiamo se non lo troviamo, però, quando è troppo marcato e palese, resti anche un po' titubante. Eh, al sedicesimo posto Natalia a Beverly Hills film del 2009 se non ricordo male sì pensate che Natalia a Beverly Hills eh, a tanti piace ma Natale a Rio è considerato il top di quegli anni per me decisamente non è così Natalia a Beverly Hills l'ho rivisto l'ho rivalutato ancora di più perché fa ridere di gusto con l'accoppiata eh, Gianmarco Tognazzi Alessandro Gasman De Sica con, con Massimo Ghini Paolo Conticini e Propizio, secondo me, è uno di quei cinepanettoni dove si spinge l'acceleratore anche su quella volgarità che in Natale a Rio e Natale in Crociera avveniva un po' meno. C'era, ma non a questi livelli. Natale a Beverly Hills vuole essere più um, irriverente, più sfrontato sotto questi aspetti e secondo me dovrebbe essere rivisto perché in tanti se lo ricordano male, ma guardate quanto fa ridere, ovviamente io mi sto riferendo a coloro che apprezzano questo genere perché so già che tanti guarderanno questo mio video e diranno "Paolo, ma come ti fanno a piacere questi film?". Vi vedete il format non solo cinepanettoni, anche se già qua avrete notato che non tutti mi piacciono. Però Natale a Beverly Hills del 2009 lo ricordo perché è anche legato ad un episodio divertente che non vi sto a rivelare, ne ho parlato nel mio format, cercate non solo Cino Panettoni Natale a Beverly Hills e lo scoprireste. Andando al eh, quindicesimo posto, ecco che io inserisco Amici come prima. Amici come prima segna il grande ritorno di Boldi e De Sica, cioè voi non avete idea di come rimasi io quando lo scoprii. Feci anche un video dove buttai in aria le lenzuola in camera da letto. Perché per me, pensare eh, di poter rivedere su grande schermo quei due comici che mi avevano ac accompagnato, appassionato da quando ero un bambino, che mi hanno avvicinato al cinema, non mi sembrava vero. E Amici come prima, Andai a vederlo due volte al cinema ed è veramente un buon film, non esente da difetti, ma dove la regia di Christian De Sica, che poi è stato aiutato di gran lunga da Brando, risulta intanto essere molto studiata. Perché fino ad adesso, anche nei film di Neri Parenti, di Carlo Vanzina, la regia era sempre semplice, ma semplice non vuol dire sbagliata, brutta o altro. Cioè, per regia brutta io mi riferisco a quella di Marzicano, dell'ultimo. Boldi dei cinema panettoni in anticipo. Christian De Sica invece tenta, seppur potesse bastare quella, quella regia semplice ma efficace a servizio dell'attore, tenta anche di inserirci dei piani sequenza grazie all'aiuto di Brando tenta anche di renderla più mh, tecnologicamente avanzata e devo dire che questa cosa sorprende ma poi il film inizia con Masterpiece dei gazebo e subito tu vai a pensare a um, I Like Chopin di Vacanze di Natale del 1983 è un film che eh, non mette da parte la farsa perché in dei momenti essa torna anche prepotentemente per omaggiare i cinepanettoni ma che poi voglia essere dopo aver detto ai fan avete visto vi ho omaggiati però poi è un Film che vuole essere anche una commedia drammatica, perché quando penso al rapporto tra Massimo Boldi, Regina Orioli che interpreta sua figlia, questo simpatico vecchietto ormai con la demenza senile che vuole essere fatto passare come non più in grado di intendere e di volere per manipolarlo, a me fa stare male. Cioè, se voi guardate Un Natale al Sud, Matrimonio al Sud, chi più ne ha più ne metta, ma tu di che segno sei, trovereste un Boldi sempre versacci inutili. Fatti nei momenti meno richiesti, sempre questo volere essere sopra le righe ma eccessivamente, vi domandereste ma perché fa così? Almeno in amici come prima c'è una spiegazione: è un anziano signore con la demenza senile ossessionato dal sesso. Poi per me strafa un po' anche qui, ma almeno è giustificato. Quindi, amici, come prima, oltre ad essere gi girato in bellissime location, riesce a colpirmi, riesce a stupirmi, forse dura troppo poco, ma comunque passa sbrigativamente e si comprende quanto comunque ehm, quanta bella eh, 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 alchimia che solido rapporto d'amicizia ci sia tra Boldi e Desica, specialmente nell'ultimo atto, nei momenti finali del film, quando. C'è questa componente meta cinematografica, un carrello che va indietro. Gli studios che si chiudono. Ti voglio bene, Massimo. Ti voglio bene, Cri. È bellissimo, veramente bellissimo quel finale. Quindi, di quindicesimo posto, mettiamo Amici come prima. 14° posto, Natalia New York, il primo film con Christian De Sica senza Massimo Boldi, regia di Neri Parenti in una meravigliosa New York con un cast composto dallo stesso De Sica, Massimo Ghini, Claudio Bisio, Paolo Ruffini, Francesco Mandelli, Fabio De Luigi, ci sono veramente delle situazioni comiche che a me fanno divertire di gusto, se pensiamo anche solamente a Ruffini e Mandelli che portano avanti... I fancazzisti anonimi all'università e il padre, che inizialmente è, rigolo, è rigoroso, no? è una persona disciplinata, di tutto rispetto, Claudio Bisio, che è il padre di Mandelli. E poi scopriamo che fosse stato lui l'artefice del tutto, ma fa proprio ridere e di gusto. Uno dei cinepanettoni più lunghi, fra gli altri, anche qua c'è Alessandro Siani, eh, c'è Elisabetta Canalis, c'è Sabrina Ferilli. Sicuramente quando andai a vederlo al cinema percepì quanto boldi mi mancasse, ma col senno di poi rivedendolo ormai anche abituati al non vedere più insieme la coppia, quasi non ci fai caso, così come quando vediamo Le. Però per assurdo sento meno la mancanza di The in Olé che eh, la mancanza di boldi in Natale a New York. Quindi pensate, pensate voi, poi preferisco Natale a New York, però questa cosa ve la volevo dire. Operatone oh, poi, Ruffini. Vabbè, erano gli anni del nido del cuculo, dei doppiaggi in Livornese. Ruffini, eh, lo, lo sapete, l'ho sempre adorato come come ehm, comico come showman poi registicamente può piacere può non piacere però se lo vedesti anche nei suoi spettacoli anche quelli di io doppio beh vi trovereste di fronte ad una persona irriverente ma anche con tanto cuore e quindi natalia new york io lo metto in eh, sedicesima eh, scusate in quattordicesima posizione mi sto confondendo ma capirete di quanti film io stia parlando e passo adesso al Posto. E sapete cosa metto? Ve lo dico subito, è un film del 1999 dove compare fra l'altro Diego Armando Maradona tifosi. C'è stato quel periodo in cui Neri Farenti eh, decise di dirigere quei film inerenti a non solo i mestieri paparazzi. Per così dire, per fare un esempio, ma anche tifosi. Un film dedicato ai tifosi calcistici. Io che non seguo il calcio mi diverto comunque nel vedere questi vari personaggi che si ritrovano a tifare per le proprie squadre del cuore tra giochi degli equivoci, situazioni paradossali. Un grande omaggio a Fratelli d'Italia, che è un film che io amo, eh, che non ho inserito in questa classifica, ma che potreste trovare nel format non solo Cine Panettoni. E qua c'è proprio l'omaggio con. Il ehm, finale dove vediamo Massimo Boldi che si ritrova. Nella uh, tribuna dei romani seppur lui tifi Milan ne trova Angelo Bernabucci e Maurizio Mattioli che in Fratelli d'Italia erano Romolo e Remo e quindi deve fingersi lupacchiotto e vabbè. È un grande omaggio eh, ma è proprio divertente Diego Abbatantuano della Juventus, Cristian De Sica della Lazio, Massimo Boldi del Milan, ehm, c'è anche Iachetti che invece è dell'Inter, Mattioli della Roma e Nino D'Angelo. Del Napoli, come si può immaginare, con la partecipazione speciale di Diego Armando Maradona. Mi ha sempre divertito, ma pensate che Paparazzi, che metto al dodicesimo posto, mi soddisfa di più. Ed è un po' la stessa cosa, solo che questa volta nel 1998 Neri Parenti si dedica a queste figure anche un po' ehm, controverse: no? quanti VIP hanno disturbato con la partecipazione di varie celebrità del mondo dello spettacolo e, più, e chi più ne ha più ne metta, come già accadeva in Vodegars. Ritroviamo Christian De Sica, Massimo c'è anche Roberto Brunetti in arte e erpatata, che purtroppo ci ha lasciati, e ce lo ricordiamo anche parlando di questo film, Nino D'Angelo. Abbiamo i nostri protagonisti intenti a fare degli scoop, ma c'è sempre quella comicità irriverente, c'è sempre quella comicità che fa ridere di gusto e fa ridere anche di pancia. Quanto è bello ridere di pancia, quanto è bello vedersi anche quel tipo di film che ti fa fare quelle quattro risate sane e genuine senza per forza dover trovare la commedia che debba veicolare chissà quale messaggio, anche quel puro film di intrattenimento. Io, paparazzi. Lo ritengo superiore a Tifosi, anche se sono due film che appartengono, cioè sono le due facce della stessa medaglia, come se Tifosi fosse il retro di Paparazzi e viceversa. All'undicesimo posto, ragazzi, siamo arrivati ormai quasi alla top ten, io metto a spasso nel tempo l'avventura continua, 1997, Carlo Vanzina. Ricorderete che nel format io vi dissi che lo preferivo al primo, ma proprio come con anni 90 parte seconda, con gli anni che passano ho cambiato idea. Certo, l'idea di andare a ricercare i due protagonisti, Rimasti um, in, questo, in questo scenario in cui si susseguono i vari mondi in cui si ritroveranno. Anzi, all'inizio, vogliono andare a salvare Mortimer che è rimasto intrappolato nel Far West. Però, volendo parodizzare ritorno al futuro, ci divertiamo a vedere dove Ivanzina. Eh, decidano di spedire i protagonisti che inizialmente hanno eh, degli attriti ma poi faranno amicizia con la famiglia che li sta cercando ovunque e anche in Aspasso nel Tempo l'avventura continua, ci divertiremo con Highlander, ne resterà soltanto uno e ci divertiremo con Boldi e De Sica che diventano cartoni animati ma anche De Sica che canta a Las Vegas e diventa il moderno Frank Sinatra della situazione eh, e i Beatles, ci sono delle, secondo me, eh, sequenze che sono diventate iconiche. Insomma, è un film molto divertente, ma ehm, capace sempre di colpirmi sin dall'inizio con il prologo degli Acqua con Barbie Girl. Però, ecco, col senno di poi lo preferisco di meno rispetto al capitolo precedente, cioè A Spasso nel Tempo, che metto al decimo posto. Quindi si inizia la top ten con A Spasso nel Tempo di Carlo Vanzina del 1996. I motivi per cui lo apprezzo così tanto sono gli stessi, solo che se penso all'episodio Nel Rinascimento a Firenze con Lorenzo il Magnifico, Marco Messeri, strepitoso, cioè Cercate Battistuta in, in tutti gli angoli della terra! La topa e la passera, cioè quando si omaggia amici miei di Monicelli eh, a rogo, Savonarola. Ma lei è proprio un guastafeste. Poi da Lorenzo il Magnifico ci si tornerà anche nel film successivo, solo che. Se dall'altro lato nel film L'avventura continua si basa la sequenza con Lorenzo il Magnifico sul dover cercare di portarsi a letto questa ragazza tenuta segregata dal marito con la cintura di castità, qua invece ci divertiamo proprio perché inizialmente Lorenzo il Magnifico li stima questi due geniacci. La porti un bacione a Firenze, che è la mia città, che è la mia città, la porti un bacione a Firenze e te lo tronco in culo e fo così, zan zan. Ecco, eh, quell'episodio lì è nel mio cuore perché sarà anche girato in Toscana, quindi risento il mio accento, risento il mio vernacolo, ma se poi pensiamo alla Venezia del 1700, a Casanova e Boldi, che come in un film di Tinto Brass se le deve portare a letto tutte, ma poi arriva, eh, i arrivano i rispettivi mariti di tutte queste donne, la seconda guerra mondiale a Roma... Anche qua si omaggia palesemente Ritorno al futuro, ma lo si fa in un film proprio divertente, perché tu, anzi voi dovete immaginarvi di vedere Boldi e De Sica in vari angoli del mondo con i personaggi più disparati cioè questo ha senso non in vacanza su marte cioè in vacanza su marte tu li spedisci su marte proprio perché non hai più idee qua invece parliamo del parco di divertimenti in, in california eh, a los angeles eh, loro che eh, salgono su questa attrazione che ha un problema e quindi vengono spediti veramente nel tempo se doveva essere una mh, rappresentazione virtuale del Viaggiare nel tempo invece c'è un problema e veramente finiscono sparsi chissà dove. Questa è un'idea forte, è un'idea che anche se bisogna sospendere l'incredulità ti diverte perché è un po' come Super Fantozzi, vedere Fantozzi, in quel caso era un film di Neri Parenti qua di Carlo Manzina, vedere Fantozzi in varie parti del mondo nel tempo, idemi i nostri due protagonisti, ma poi gli anni 60 a Capri, con le canzoni che ricordano Sapore di mare, visto che in questa classifica non c'è Sapore di mare perché come vi ho detto... Tolgo quei film che con i cinepanettoni non c'entrano niente, seppur, ricordiamolo sempre, avessi inserito Sapore di mare sarebbe stato al primo posto. Però non l'ho inserito proprio perché si svolge d'estate, proprio perché. È un film che ho inserito in non solo Cinepanettoni, quindi potreste trovare la mia recensione al riguardo, però gli anni 60 Capri di A Spasso Nel Tempo lo omaggiano proprio. E quindi vedere De Sica che rivede il sé giovane, che cerca di cambiare gli eventi, ma poi nonostante tutto il destino ci metterà lo zampino e le cose forse andranno a finire nello stesso modo, però non voglio dirvi di più perché nel caso non aveste mai visto A Spasso Nel Tempo, lo dovreste vedere, perché io suppongo, vabbè, questa cosa la dirò alla fine, in conclusione, perché magari a qualcuno non interessa questo film e ha schippato ad un film successivo. Voglio fare una riflessione ma sul finire del video. Eh, dopo a spasso nel tempo, al nono posto, e eh, vabbè, vacanze di Natale 95. Dopo i vacanze di Natale di Oldoini, che erano sì carini, ma niente di eclatante, Vacanze di Natale 95 è uno di quei film comici che più amo, cioè veramente Massimo. Bolli. Che deve portare sua figlia Cristiana Capotondi, giovanissima, tra l'altro eh, la porta in Colorado. Lei è innamorata. Del, del suo Dylan tra l'altro Luke Perry ricordiamolo sempre è innamorata e quindi fa il possibile per farglielo incontrare inizialmente caspita trova il diario ci trova scritte le peggiori cose poi però invece è anche un film che seppur faccia ridere di gusto poi ci presenti questo finale così anche emozionante con il ballo fra um, Dylan e eh, Cristiana Capotondi molto bello il padre che fa di tutto per accontentare la figlia, dall'altro lato invece abbiamo un Christian De Sica che è un malato di poker, quindi la moglie eh, non vuole più saperne di partire con lui, quindi la raggiunge in Colorado e poi si ritrovano e arriva Paolone... perde a poker e Paolone vuole fare sesso con la moglie lui decide di mandarci la sorella, solo che la sorella poi viene arrestata. Insomma, vacanze di Natale '90 solo per la celebre scena della discesa sulla neve con Boldi che scende sul gabinetto con skate man in sottofondo, cioè quella è proprio la comicità che io più gradisco e non me ne frega di passare per una persona che ha gusti, secondo voi, poco raffinati? Per me esistono vari tipi di comicità, c'è quella più intelligente, c'è quella più elaborata, ma c'è anche quella più così distinta: di pancia, come una barzelletta. Dottore, soffro di insonnia, ci dorma sopra. È ovvio che è diversa questa freddura da una barzelletta di Gino Bramieri, ci mancherebbe. Eh, però. Mi piace anche saper diversificare. Invece, per tante persone il cinema o è bianco o è nero, non ci sono sfumature. Invece, è talmente bello vedersi un film con Boldi e Sì, che poi un film di Fellini. Vedersi Kubrick e poi Vedersi Alvaro Vitali, Perché non si può? E se uno lo dice, viene tacciato come persona. Eh, ma abbiquate. Quindi, io, se siccome apprezzo questi tipi di film, vengo considerato per tanti un non cinefilo, ma chi se ne frega, non sarò cinefilo? Tanto ciò che provo io lo so io, lo sa so, 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 so me stesso, ciò che studio, ciò che vedo. Come vivo il cinema, quindi in un periodo in cui è sempre difficile parlare di questi film bene, volevo seppur lungo girare questo video per dirvi la mia. E con Vacanze di Natale 95 già si fatica a posizionare il film in classifica perché nella top 10. Non dico tutti, ma la maggior parte potrebbero essere interscambiabili. Però mi sono svegliato con il desiderio di metterlo al nono posto e resta al nono posto. All'ottavo posto ho messo un film che nel titolo ha sempre vacanze di Natale, ma stavolta 2000: Carlo Vanzina, l'alba del nuovo millennio. Che bellezza, questo mi ricordo lo registrai, lo registrai in televisione, poi nel 2000 avevo 5 anni, nel cast c'era anche Irene Ferri, io adoravo Solletico, il programma per bambini dove insieme a Mauro Serio lei eh, la trovavamo come conduttrice. Quindi Vacanze di Natale 2000 con Nino D'Angelo, si ritorna a Cortina, Christian De Sica, la mitica Monica Scattini, poveretta. Che stava tra l'altro con Brunetti, con Erpatata, ora saranno tornati insieme in paradiso, si spera. Ecco, um, è un film anche questo, con la prima apparizione di Enzo Salvi, tra l'altro. Ricordate Enzo Salvi che. <ride> E Ercifolla Verrifodera tutte le Dolomiti che si ritrova lì con Bravo! Con Cristian De Sica e Massimo Voldi, e c'è quello scambio di battute fra di loro in casa. Che ogni volta, ecco lì, veramente c'è Lenzo Salvi che più mi diverte, che più mi fa ridere, che purtroppo. Eh, non si è più ritrovato negli ultimi film, perché io critico tanto anche i film con boldi degli ultimi anni, perché sembrano quasi parodie sterili di un qualcosa che ha avuto talmente tanto successo, di talmente anche forte. Di capace di far divertire che poi tu guardi il film dopo e dici caspita, ma il paragone viene lampante, viene spontaneo e si vede che c'è una differenza abissale. Però vacanze di Natale 2000 è un film anche con eh, Megan Gale, ehm, dove i vanzina come al solito non vanno incontro a quell'esagerazione che invece trovavamo in Vacanze di Natale 95, ma ripeto, c'è la differenza da un lato parentico a vanzina. È un film ehm, delizioso, è un film, secondo me, una bellissima commedia natalizia fra i migliori. Panettoni, ovviamente, anche quando parlo con superlativi assoluti. Penso sappiate che eh, sono utilizzati riferendomi ad un certo tipo di film, quindi è ovvio che il bellissimo che dico a Vacanze di Natale 2000 non è lo stesso bellissimo che posso dire ad Arancia Meccanica. O bisogna contestualizzare, come quando io mangio un pacchetto di patatine e dico mamma mia, buonissimo! E poi mangio ostriche e champagne e dico mamma mia, buonissimo! Bisogna sempre contestualizzare. Lo dico perché io so già che ci saranno delle persone che potrebbero fraintendere. Al settimo posto, squillino le trombe, trombino le squillo, io metto Christmas in Love 2004. Ecco, con Christmas in Love, dopo la fase scureggiona, definita tale proprio dallo stesso regista Neri Parenti, si torna un po' ai fasti con un cinepanettone che avesse anche un po' di comicità scorretta, ma più sentimentale. È per me geniale Christmas in Love anche solo a partire dal finale, con tre finali diversi che si susseguono e lo spettatore può scegliere quello che più preferisce. Danny De Vito che si ritrova a lavorare con Massimo Boldi, Massimo Boldi che aveva anche fatica perché non sapendo una parola d'inglese, Danny De Vito recitava in inglese, quindi hanno dovuto trovare dei compromessi, ma poi il risultato è più che soddisfacente. Cristiana Capotondi che torna ad interpretare sua figlia come in vacanze di Natale 95, che proprio eh, finge di essersi innamorata e che si sia messa con Danny De Vito per far sentire in colpa il padre che ha lasciato la moglie per mettersi con una donna giovanissima interpretata da Alena Seredova. Voi non capite mentre io vi parlo di questi film quanta voglia abbia di rivederli. Perché se la prima mezz'ora, i primi 40 minuti di questo video erano molto tristi, ma tristi, non nel senso che non fossi felice di parlarne, ma pensando di starmi rivolgendo a pellicole decisamente brutte. Adesso invece siamo proprio nell'apice. Nell'apice di quei film che mi hanno reso una persona anche con la voglia di scherzare nella vita, gioiosa. Quei film che mi hanno fatto bene perché il cinema per me era il miglior regalo cinematografico natalizio che potessi ricevere. Quindi Christmas in Love al settimo posto. Un Cinema panettone diverso, quindi quando dite sono tutti uguali, guardatevi Christmas in Love e Natale in India e capireste subito la differenza. Al sesto posto siamo nel 2005, ultimo film con Massimo Boldi e Christian De Sica, neri parenti alla regia, Natale a Miami. Io ricordo ancora quando andai a vederlo al cinema a Montecatini con mio babbo che non ci credevo che fosse l'ultimo. Cioè quando uscì il poster di Natale a New York, io cercavo Boldi e non c'era. Però ricordo che per tanto tempo era il primo posto per me nel mio cuore, perché poi anche qua, ripeto, oggi la classifica è così, ma già domani potrei aver cambiato idea su certi titoli. Natale a Miami, beh, è scorrettissimo. Paolo Ruffini, Mandelli che poi torneranno in Natale a New York, ehm, si ritrovano tutti a Miami, eh, Boldi che viene lasciato dalla moglie perché è diventata lesbica e tutti lo sanno. Eh, la scena con... I transessuali, con queste ragazze che i ragazzi corteggiano in discoteca e poi ci si rende conto che in realtà siano degli uomini, eh, e quindi Boldi che al di là della vetrata cerca di far capire che siano uomini e ruffini. Ma da quant'è tu babbo che non tromba? È bellissima quella, quella scena lì, cioè con la comice... La mia c'ha un clitoride enorme invece aveva un cazzo così, cioè veramente sono quei film. Che mi mancano adesso, perché provate oggi a cercatelo, un film oggi dove si possa scherzare su certe cose. Ormai non si può più scherzare su nulla, non si capisce che c'è differenza fra cattiveria e intenzione. Perché io potrei andare da un mio amico e dirgli, madonna ma tu sei proprio, tu, tu sei proprio uno stronzo, così col sorriso sulle labbra perché magari eh, ci stiamo prendendo in giro. Oppure c'è differenza se io vado da una persona e gli dico, oh, lo sai che sei uno stronzo, sei un pezzo di merda. Cioè è differente, c'è cioè, l'intenzione diversa, questa cosa va capita. I cinepanettoni scherzavano su tutti, eh, uomini, donne... Omosessuali, eterosessuali, proprio perché tutti siamo uguali, non c'è differenza. Io ho amici omosessuali che ci ridono quando io ci. Io ho amici neri con cui scherzo sul loro essere di colore, come loro scherzano su di me. Quando non c'è cattiveria, si capisce anche che è inutile formare delle eh, così, secondo me, stupide divergenze e anche quasi. Dittatoriali imposizioni perché non si può più scherzare, perché cosa pretendereste voi? Un mondo dove la comicità non può più dire niente, quindi tu impedisci al clown di tirare la torta in faccia al pubblico? E così facendo, cosa accade? Cessa l'omofobia nel mondo? Cessa la cattiveria? Cioè, ok, non scherziamo più sul, su niente: diventiamo un mondo di ipocriti perché al cinema certe cose non si possono vedere. Inclusivo, giustamente, perché io sono assolutamente d'accordo con l'inclusività sensata, giustamente. Però poi, non è che nel mondo, se tu non scherzi più, come in quei cinepanettoni, gli omofobi cessino di esistere. Non è che le persone non parcheggino più sul posto riservato ai disabili. Cioè, magari tu stringi la mano ad una persona in giacca e cravatta e odia i gay. Cioè, capite quello che voglio dire. Quindi cercate sempre di contestualizzare. Perché, proprio perché siamo uguali, si scherza su tutti. E questo i cinepanettoni a me lo hanno sempre insegnato... E pensate un po', io da amante di questo genere non ho mai mancato di rispetto a nessuno, non ho mai scherzato sulla persona, ma con la persona, che è una bella differenza. Comunque, perdonatemi per questa parentesi, che magari non verrà compresa al 100%. però, dove Caspita è arrivata? Sì, al quinto posto, quinto posto 2001. Quello che si sarebbe dovuto chiamare Natale a New York. Poi c'è stato l'attentato alle torri gemelle si è trasformato in Merry Christmas! Neri parenti dietro la macchina da presa, sicuramente dopo Vanzina si alterna neri parenti e quindi parenti lo sapete, sfonda tutto. Ci troviamo ad Amsterdam, patria del nord, con Christian De Sica con suo figlio e un trivellone di nome e di fatto. Abbiamo Massimo Boldi che si ritrova lì a fare il viaggio con, con il marito di sua figlia, o perlomeno il futuro marito di sua figlia, perché la figlia prende il morbillo, insomma una strana malattia, ma che ti sei pippata? È fragole, dice Enzo Salvi. E quindi deve, perché il viaggio è stato già pagato, il viaggio di nozze, <ride> Enzo Salvi deve andare con il suocero. E si ritrovano ad Amsterdam con Boldi che tenta di fare il possibile per far sì che lui tradisca la figlia così questo matrimonio non si farà. Eh, non sa da fare per citare i promessi sposi, ma poi anche fra di loro nascerà una minima alchimia. Te posso chiamare papà? Ecco, eh, e poi vabbè, se pensiamo alla scena nel locale di lap dance con loro che sono ossessionati da queste donne, con la ragazza che si va a strusciare su Boldi e le rimane la parrucca su, sulla Bernarda, insomma, ecco insomma, ehm, ci sono delle scene loro che mangiano su il petto nudo della donna. Io ricordo questo film. Quante volte l'ho noleggiato, cioè io mi ricordo all'elementare finivo di fare i compiti e l'andavo a noleggiare, ma tante di quelle volte, questo è Vacanze di Natale 2000, io penso di aver consumato quelle videocasette, poi lo facevo vedere a tutti i miei compagni, mi ricordo, eh, vabbè questi sono aneddoti che potrei anche tralasciare però mi ricordo che poi tutte le mamme degli altri bambini, eh, però non fare vedere certi film, perché anche lì c'era sempre l'ipocrisia, che i bambini, no, ci mancherebbe, un cinepanettone no però poi i telegiornali dove si parla di morti ammazzati, persone uccise, di guerra, quello sì, ed è lotto proprio nel momento in cui i bambini sono a tavola con i genitori, però sono, ripeto io sarò diverso, sarò strano io ho sempre preferito piuttosto che eh, giocare con i didol, eh, vedermi zorro e poi un cinepanettone o un film dell'orrore, non sto Ovviamente dicendo che sia giusto far vedere i film dell'orrore ai bambini, ogni persona deve essere educata diversamente e ogni persona più che altro ha una sensibilità. Io, ad esempio, mi sono sempre sentito una persona più grande rispetto alla mia età e quindi già da bambino preferivo conoscere un mondo che comunque non mi ha deviato, non mi ha, come vedete, trasformato in una persona. Cattiva o altro anzi ne sto parlando con grande felicità con grande entusiasmo però mi ricorda proprio questo passato un'infanzia bellissima perché poi questi film io li vedevo con persone che non ci sono più con i miei nonni e, e effettivamente la bellezza del cinema è che è immortale non cioè, tu tu puoi invecchiare tu puoi anche morire ma il cinema resta lì e magari Merry Christmas e magari a spasso nel tempo e magari eh, Natale dove volete voi farà ridere. Ora non dico le generazioni future perché, più si va avanti e più si peggiora e più non si può scherzare su nulla, però ok, quindi vi ho parlato anche di Merry Christmas e andiamo al quarto posto. Al quarto posto eh, ci soffermiamo su un film del 2003, Il tanto odiato Natale in India, che rappresenta il culmine massimo della sfacciataggine, della eh, volgarità fra i cinepanettoni, io penso sia il cinepanettone più estremo fra quelli usciti. Questo non vuol dire che sia brutto, perché per me che adoro la scorrettezza, Natale in India è un surplus, cioè non sto mica dicendo che Natale in India sia un capolavoro, ci mancherebbe, però è uno di quei film, come vi ho detto prima, non voglio sembrare ripetitivo uno di quei film che porta avanti una comicità libera, spensierata. Cioè, a me manca vedere anche un Boldi che mangia i testicoli umani insieme a De Sica. Vedere, manca vedere una scureggia di fuoco. Poi lo so, può non far ridere, ma come fate a riderci io quando una cosa è. Ben contestualizzata nel tipo di prodotto. A me colpì, cioè vomito. Tra l'altro, a Natale in India ci sono talmente tanto affezionato anche perché è il primo cinepanettone che vidi al cinema. Avevo 7 anni, dicembre del 2003. Ricordo ancora io, per la mano dei miei genitori, dopo che mio cugino mi aveva prestato la videocassetta del primo Natale sul Nilo. A 6 anni io andai in brodo di giuggiole, a 7 anni al cinema Globo di Pistoia mi divertii come un matto. E, mh, mi ricordo ancora quando avevo imparato a memoria su Vomito, so vomito, mi dico che sono pazzo. Insomma, tutta la canzone di Vomito, Enzo Salvi, e la ripetevo con i miei compagni all'elementare e ci divertivamo un mondo fra questo e i film di Benigni. Vabbè, anni che non tornano più. So già che eh, tanti non saranno d'accordo con me, però ripeto: Natale in India, anche a livello registico, perché è facile criticarlo, ma anche qui, aperta parentesi, tante persone, secondo me, che lo criticano, non lo hanno nemmeno visto. Vari youtuber, influencer, anche amici miei ne hanno parlato giustamente male perché non gli è piaciuto. Però, siccome influenzano, io sono convinto che tante persone non l'abbiano nemmeno mai visionato, e quindi eh, che. Mh vadano a prendere tutto ciò che dice lo youtuber di turno, ma non solo per Natale in India, quante volte esce un film bellissimo o un film bruttissimo, però si va a vedere solo se al nostro youtuber preferito, è piaciuto oppure no. Con Natale in India è così, ne hanno parlato tutti male, in primis Yotobi, quindi se ne parla male Yotobi, che è uno dei più grandi youtuber italiani di sempre, è ovvio che il fandom non può parlare bene di Natale in India. Il mio amico Victor, comunque anche a lui non è piaciuto e giustamente l'ha detto, ha tanto seguito, quindi... Tanti si fidano di lui. Però dovrebbe essere un esperimento sociale interessante questo. Io sono convinto che se un Victor Laszlo, uno Yotobi, eh, ci metto dentro tutte, tutta la mia rete di amicizie con cui, come vedete, abbiamo pensieri diversi ma ci rispettiamo, se un Yotobi facesse un video, ho rivalutato Natale in India e magari anche dicesse, non sto mica dicendo che sia bellissimo, ma comunque dai, è un po' di quella comicità scorretta, è divertente in un mondo illusorio, eh. Io sono convinto che tante persone seguirebbero il pensiero cambiato e cesserebbero di detestarlo così tanto. Fateci caso, poi magari mi sbaglio io, sarò la pecora nera, la voce fuori dal coro, però anche la regia di Natale in India non è che sia diversa da quella di un vacanze di Natale 95, di un le comiche, di un sogni mostruosamente proibiti, di un fracchi alla belva umana, quindi anche film con eh, la regia di neri parenti che sono stati apprezzati, solo che c'è una sorta di odio verso Natale in India perché a livello di struttura è incentrato molto, a livello di comicità, su questa risposta. Che scaturisce dalla volgarità, dalla bassezza, dalla rozzaggine. Siccome, però, a me questo tipo di divertimento è sempre piaciuto, perché io riesco a portarti avanti anche in un monologo comico, la freddura più per bambini è la barzelletta più volgare mi piace perché per me poi la vera volgarità è altra, cioè per me non è la merda la volgarità, per me è più volgare la, una parola come infanticidio, per me è più volgare una parola come guerra, per me è più volgare una parola come stupro non come merda e vattene a fanculo o una scureggia di fuoco, poi quando queste cose non sono ben amalgamate al contesto perché se pensiamo a Matrimonio al Sud un Natale al Sud, un Natale da Sheffley sono buttate addosso allo spettatore in maniera Yeah. gratuita ma proprio nel peggiore dei modi esagerate rendendo il tutto raffazzonato qua invece in natale in india c'era l'idea anche di voler mostrare il rapper eh, di nome di fatto sfrontato no? vomito di nome di fatto perché era una persona grezza proprio quindi uno che si chiama vomito che al tour dell'anno scorso Inghiottiva il pipistrello vivo è ovvio che deve fare Delle anche cose estreme perché se no non si addice al personaggio non è come un peto buttato lì così un cureggione in un film degli ultimi anni con Boldi che non aveva senso di esistere. Comunque, ecco, Natale in India io lo adoro come film, ma al terzo posto devo mettere Natale sul Nilo, che non è. Decisamente così volgare, anzi, è più contenuto, ma anche esso è iconico. C'è cioè, l'inizio con saranno famosi ancora prima che esistessi. Amici di Maria De Filippi, è Lucrezia Piaggio che interpreta la figlia di Massimo boldi fichi d'India, ci si ritrova tutti sul nilo. E tra queste piramidi, Oscar, cioè solo la scena di ansa Salve. Allora, letteri prima di andare alla festa vi voglio dare una bella lezione di autodifesa. Mettiamo caso, venite a salire da armaniaco che ha molestato L'Orella. qua, fammi Armaniaco. È tutta quella scena, io lo so, a memoria. A questo film rigorosamente a memoria dall'inizio alla fine, cioè Enzo Salvi e Massimo Boldi hanno un'alchimia questi erano proprio quei film che non pretendevano di veicolare chissà quale messaggio ma solo di far stare bene quanto è importante stare bene nella vita ci facevano sognare location esotiche perché tu andavi a vedere questi film e magari guardavi dei, dei posti delle location che nella vita non avresti mai mai visto non ci saresti mai potuto andare invece questi film riuscivano a farti sognare è come quando tu mettevi la compilation di tutte le canzoni dell'anno e con quelle canzoni ti gasavi con il cinepanettone se ti piaceva quella comicina che ci mancherebbe, perché anche Dio e i Panettoni hanno invaso le sale cinematografiche per anni, ne usciva uno ogni dicembre e c'era mille, mille altre possibilità di scelta, c'erano mille altre possibilità di vedere il film con Aldo, Giovanni e Giacomo, il film della Disney, il film di Pieraccioni, quindi vari tipi di comicità. A Natale sul Nilo, Paolo Conticini, le letterine, le piramidi, il tè delle piramidi, lo gradisca, ammazza che merda, il ciulla pur amando sua moglie alla follia, Ammette che è stato costretto qualche volta a tradirla, qualche volta. Insomma, è tutta la scena dall'avvocato e, e poi Bartocci l'idraulico quando, dopo che è appena riuscito Fabio Ciulla a rimettersi con sua moglie, si arriva a casa e si trova la donna puppe nude. Bart e Bartocci l'idraulico che esce fuori dalla vasca. Vabbè, quindi, eh, Natale sul Nilo, il finale con Christian De Sica che diventa uno di quelli che viene pagato per far finire le relazioni. Vabbè, Enzo Salvi. Oscar Tufello, Biagio Izzo allora, nel mio cuore i fichi d'India mandiamo un bacione a Bruno secondo posto ragazzi ora qua siamo proprio alla fine è ovvio che se noi la dovessimo vedere questa classifica dal punto di vista inerente alla comicità è ovvio che magari anche quella più sfrontata, è ovvio che magari ai, ai primi due posti potevo mettere anche pellicole come Natale sul Nilo, Natale in India, se invece la vediamo anche da un, pu da un punto di vista di voler invece premiare ciò che ha fatto nascere il tutto, è giusto che in prima posizione e in seconda ci siano delle pellicole invece più significative, perché alla fine Natale sul Nilo, Natale in India, Merry Christmas, erano quegli appuntamenti fissi natalizi, ma con delle dinamiche, seppur le storie fossero diverse, simili. Ma se invece già ci soffermiamo sul secondo posto, io ho inserito iuppis, i giovani di successo, troviamo effettivamente un film più semplice, dove però già c'erano quelle piccole scintille di quello che sarebbe stato il cinepanettone, che poi è stato modificato, esagerato. C'è cioè quello più sentimentale, c'è cioè quello più demenziale, c'è cioè quello più sboccato. C'è quello più sopra le righe, c'è quello più action. UPS, i giovani di successo, con questi giovani che facevano il verso a Agnelli con eh, l'orologio sul polsino, Jerry Calà, eh, Ezio Greggio e Christian De Sica, Massimo Boldi. Ah, eh, lei sì, l'avevo riconosciuto subito. Io ancora, so le battute a memoria, le ripeto. Intanto scusate, ho cambiato faretto, vedrete una luce diversa, ma mi si era scaricato. Sono ore che sto parlando. Stavo solo dicendo, eh, Boldi e De Sica, quando le mogli partono per la vacanza, mia moglie mi ha organizzato un minestrone da scaldare, io due zuccolone da trombare cioè Yupis eh, sì, Carlo Vanzina è sempre più fine, è sempre più raffinato, ma allo stesso tempo presenta anche già un Boldi e De Sica che avrebbero dato poi il meglio di sé eh, già con questo film, ma poi sono stati ripresi da Enrico Aldoini per Vacanze di Natale 90 e Vacanze di Natale 91 e poi li abbiamo ritrovati in tante altre pellicole che denoteranno che confermeranno il successo di, fil di questo filone però cioè Yupis è proprio un film che ho nel cuore anche per il personaggio di eh, Jerry Calà che eh, veramente Jerry Calà poi secondo me è un attore versatile proprio come Christian De Sica riesce a passare dal comico al drammatico io con Jerry Calà vi consiglio sempre Colpo di Fulmini che è un film eh, che mh, non è molto spesso nominato ma che secondo me invece vale proprio la pena recuperare e vi fa capire anche quante possibilità avrebbe avuto di cimentarsi in un tipo di film più drammatico come già è successo, però meritava di più dal cinema italiano. Questo lo posso dire. Poi a me come regista, ad esempio, lascia un po' a desiderare, ma come attore Avrei voluto che avesse maggior successo, questo sì, anche magari nel filone della commedia dei cinepanettoni. Ma Corinne Clery, ehm, Federica Moro, Guido Micheli, velatissimo il collante che è uno schianta, velatissimo e vai fuori di gamba. Quindi, vabbè, eh, Guido Micheli, ma, ma, ma Yuppies, c'è poco da dire. Così come c'è poco da dire del primo posto dove sorge. Con enorme rispetto per un film che non è solo una commedia, ma è anche l'apripista di quel che poi sarà il cinepanettone Vacanze di Natale, un film straordinario del 1983 che io metto ovviamente al primo posto. Prima dicevo, ovvio, se voglio premiare il film più scorretto, ci potevo mettere un Natale di qui, un Natale di là, ma se invece voglio premiare l'originalità, perché questo sì si rifà a vacanze d'inverno, si rifà a sapore di mare. Sapore di mare non l'ho inserito, altrimenti sarebbe è stato al primo posto perché è un altro film splendido già lì si vedeva il primo prototipo del futuro cinepanettone termine odiato dai vanzina, però c'entrava poco in questa classifica se voleste sapere la mia la trovereste nel format non solo cinepanettone Vacanze di Natale è la versione di sapore di mare invernale che poi darà vita al filone del cinepanettone per come lo conosciamo. Certo, qua si andava incontro anche alla critica sociale, si parlava dei ricchi, di quelli invece meno benestanti, ma che si ritrovavano poi tutti nello stesso posto dove c'era Jerry Calà a suonare. Eh, si parlava anche eh, di voi che pensate tanto che i cinepanettoni eh, siano anche discriminatori o altro qua c'è una critica molto aspra nei confronti del ricco no dalle vedute aperte che dovrebbe essere ehm, riconoscente accettare qualsiasi tipo di persona quindi inclusivo però se ci fate caso poi alla fine quando si scopre che christian de sica sia omosessuale cosa succede suo padre non lo accetta ora avrete notato nuovamente un cambiamento a livello di luci ma mi si continuava a scaricare il faretto quindi ho fatto a passare una mezz'oretta ho rimesso quello vecchio e quindi ora andiamo avanti senza problemi. Bisognava terminare nel modo giusto. Quindi bando alle ciance e torniamo a vacanze di Natale. Un film che mostra proprio un affresco dei vizi, delle virtù, dei pro e dei contro della nostra società italiana. Ivanzina, attraverso la commedia, più volte nella loro filmografia, hanno proprio mostrato con Arguzia e con un fare fotografico la nostra società i vari momenti storici poi sì ciò che prende il sopravvento è l'aspetto divertente se pensiamo a vacanze di natale quante frasi ci ricordiamo a memoria però andiamo oltre andiamo oltre a quello che ci può sembrare un film di puro intrattenimento perché in realtà ci mostra anche un affresco su vari personaggi diversi Abbiamo il ricco che spende che andare all'hotel Cristallo di, di Cortina è una cosa semplicissima. Poi abbiamo la famiglia che poter dire: Caspita, possiamo permetterci quest'anno una vacanza a Cortina, ma quanto dobbiamo spendere? Cioè, sembra un lusso. E quindi ci viene in mente Claudio Amendola, ci viene in mente la sua famiglia, quindi questo contrasto dove poi tutti però si riunivano nel locale dove suona Billo, il celebre personaggio interpretato da un bravissimo Calà, che dopo Sapore di Mare torna anche qua in un ruolo che è diventato iconico, cioè il suo arrivo a Cortina con eh, I like Chopin, le note iniziali della musica dei Gasibo e poi Maracaibo, la canzone che canta al pianoforte insieme a tutto il resto della compilation Vacanze di Natale, è proprio quel lungometraggio che ha dato il via a quello che poi sarà il cinepanettone futuro, perché ci sono le hit del momento, senza fuori di mare c'erano le hit anni 60, perché si svolgeva in tal periodo, se pur fosse stato girato negli anni Ottanta. Qua abbiamo tutte invece quelle canzoni che hanno avuto successo e quindi ehm, da Maracaibo e quindi eh, Lucio Battisti, ma poi troviamo Moonlight Shadow, come facciamo a non ricordare l'inizio, il prologo con lo sciatore che scendendo da questa montagna in maniera sinuosa apre le porte a vacanze di Natale con questa canzone splendida. Cioè, um, eh, dolce vita, mi vengono in mente tanti brani e penso ad un film che ha scaldato il cuore di tantissime persone, anche di quelle che poi non sono diventate fan dei cinema successivi, perché c'è una bella differenza. Quindi, eh, questo è il mio lungo, il mio lungo excursus. Con una carrellata di titoli, chissà per quanto ho parlato. Ma con grande piacere sui Cine Panettoni. Ecco, io vi esorto a farmi sapere la vostra, non sarà una classifica definitiva, perché altri film chi lo sa, potrebbero uscire, non sarà una classifica sicuramente oggettiva, perché ora dico una cosa, ma domani già avrei anzi, potrei cambiare idea. Ma già prima di girare questo video stavo dicendo avrei potuto ribaltare qualche titolo, interscambiarlo con altri, però alla fine ho scelto questo e così sono andato avanti. Vi esorto a farmi sapere la vostra, magari ricordatevi i titoli che ho citato. E nei commenti fatemi sapere se foste in accordo o in disaccordo o se no ditemi solo la vostra top 10, la vostra flop 10. Fatto sta che ci tenevo, dopo il format non solo cinepanettoni, a dedicare un'altra rassegna più veloce a questo fenomeno. Vi esorto poi, se voleste saperne di più, a leggere dei saggi anche che sono stati scritti al riguardo, tipo la fenomenologia del cinepanettone. Sono stati fatti degli studi, quindi, anche se sono film criticati, hanno avuto eh, sicuramente anche. e invogliato, per meglio dire, hanno invogliato critici, eh, esperti di cinema a studiare questo fenomeno. Ma perché no? Sulla figura dei Fratelli Vanzina, il saggio dedicato alla loro filmografia, scritto da Rocco Moccagatta, ma vi esorto a seguire le recensioni di Francesco Alò di Bad Taste, che ha sempre avuto uno sguardo eh, più, mh, come posso dire, amorevole nei confronti di questo tipo di cinema, che è facile criticare, ma che si potrebbe vedere da un'altra prospettiva anche solo per studiare il suo impatto sulla cinematografia. Sono tutte pellicole che riscuotevano un successo incredibile ogni anno e per tanti, tanti, tanti periodi, quindi... Io vi saluto, vi ringrazio, eh, vi ricordo che se voleste saperne di più con il mio format Non Solo Cinepanettoni trovereste la recensione dettagliata di tutti i film di cui ho parlato fino ad adesso, più altri tipo Sapore di Mare. Ringrazierò sempre questi film di avermi accompagnato negli anni più belli della mia vita quando ero bambino, ancora li rivedo con tanto piacere. Purtroppo hanno preso una deriva che non mi piace negli ultimi anni. Ma sarò curioso di vedere cosa ci riserverà il futuro se Boldi e De Sica gireranno ancora qualcosa insieme. Sono curioso anche di capire come si possa adeguare alla contemporaneità il cine panettone ma proprio perché lo trovo impossibile sarebbe anche forse pensare al cine panettone come ad un film che ha brillato per degli anni ma che è arrivato ad una sua fine. Questo non vuol dire che possa evolversi con altri tipi di commedie leggere per tutti però... Vedremo, io so solo che se usciranno film come In Vacanza su Marte il Paolo che ama questo tipo di film continuerà a restare deluso, mentre se ci sono cose prodotti più intelligenti come amici come prima sarei il primo ad abbracciarli e a ehm, valutarli. Per quel che sono, cioè, commedie che riescono a far cambiare l'umore delle persone, a farle stare bene e a divertire. Un caro saluto, ragazzi. Mi auguro che tra i miei iscritti ci possa essere qualcuno che, ascoltando questa lunga lista e classifica, abbia la voglia di dire: Ma sai cosa, me ne guardo uno, magari fra quelli che ho messo nella top 10. Poi ci mancherebbe, eh, entra in circolo anche la soggettività, perché di oggettivo non c'è nulla, specialmente quando si parla di comicità. Si può trovare l'oggettività nei film che ho messo in fondo alla classifica, quando ci sono veramente problemi registici, una messa in scena discutibile, effetti speciali pessimi, ma quando si parla del far ridere questo, far ridere sì, far ridere no, è molto soggettivo e dipende dalla sensibilità del pubblico. Vi saluto con questo bell'albero di Natale dietro, vi ringrazio per avermi seguito e vi abbraccio forte. Presto nuovi contenuti, seguitemi, iscrivetevi, commentate, nelle info anche tutti i link per seguirmi sulle mie pagine social e per abbonarvi al canale. Se vi abbonaste ricevereste in cambio tanti contenuti extra oltre alla normale programmazione quotidiana. Ciao ciao!